molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Marra mi chirisce i debe, lei urla rana rana rana. Cerbero, podcast. Dudubbi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno Shard! Sono un gay! No. Vabbè, la girazione. Oddio. Vabbè, non posso dirlo, scusate. Oddio. Ho fatto coming out così. Ah, è proprio quello che dipende, nel senso buono, goliardico. Anche. No, nel senso serio. Perché ah, non goliardico? Io non voglio scherzare. Quindi è un coming out vero e proprio. Sì. Jordan, ma non si scherza capito. Su queste tematiche. Se no ci banano, se noi diciamo aspetta frontman. Che devo mettere potremmo le... essere bannati se a parte che io diciamo il mio coming out l'ho fatto anch'io con Marra proprio il giorno dei Oscar, quindi non c'è nessun altro problema. Che poi se già audio si annichilire tutto. Sì, sì. Greve, sì. Ma come sto layout fa così? Da me non lo fa. Tocca capirlo. A parte che verrà cambiato a breve, quando sarà pronto, che è una cosa che sembra ormai fantascientifica. Come minimo fantascientifico. Oggi live super pesante su Discord, perché ci saranno domande con obbligo di risposta. Greve. Qualsiasi cosa voi domandiate, dovete trovare risposta. Almeno che non sono cose che o ci portano danni seri... tipo se ci vengono a dire quanto mettete in tasca è contro le regole dirlo, quindi okay. Vediamo sue esclusioni, denunce penali. Santo cielo. Giordano, come stai? Tutto bene? Ti sei ripreso dai Boscar? Abbastanza dai Boscar, sì, ma dal Capodanno con Flame assolutamente no. Mi ha obbligato a bere, mi ha costretto a bere okay. Tantissimo. Troppo plagiato. L'abbiamo fatto alcolizzare. Un po' Santone Flame l'ho visto in quella situazione. Un po' mistificatore, diciamo. Mistificava i drink. Ma che stai a gesti, bro? No, voglio un attimo fare una cosa. Tu tranquillo, tu fai. Posso leggere anche la chat. Greve. Vabbè, Giorno, raccontaci una barzelletta. Allora. Greve. Tutta la mia vita è una barzelletta. No. Greve, sì. La mia dignità è una barzelletta. Ragazzi, mamma, guardate che il link Discord esiste. Punto esclamativo Discord. Discord. Esiste, dovete entrare. Che noi stiamo no, già entrate, qua entrate. Ma che non ci credete? Dove è Scriver More Action? Che non ci credete? Quella che è qua? Che è qua? Che è qua? Infatti c'è già qualcuno tipo ernazista. Ah, grande. Sempre effetti di fumo qua. Effetti oh, di nazista. Fumo. Oh, porco Dio, bella. No, grande, no, porca Madonna. Iniziamo così. Allora, volevo fare... Faccio la domanda. Quando ho saputo che c'era l'obbligo di risposta, ho detto il momento buono di fare questa domanda a Marra. Vieni, vieni, dimmi tesoro. Marra, ti scopi Bugalalla. Però aspetta. Come cioè, si dice a Roma. No, che... no, no. No. Greve, non è vero.
Sai che è che un no praticamente. Bellissimo. È stato un no, visto un no non convinto, no, però va bene, ok, risposta, dai. No. Oddio. Sono un gay. Mai. Oddio. Sono un gay. Oddio. Sono un gay. Che stai a fare? Si era impallato. Oddio, ma sono un gay. Vabbè, per me stronzo, per me ce l'hai una domanda. Ma che cazzo dice in culo? Fuori dai Madonna coglioni. Mia. Greve. Chi è affronto? Qua? Non ce l'hai con cazzo io questa. King qualcosa, Kobinski. Guarda, sta pure col muto. Kobinski! Kobinski! Vuole fare questo muto o no che stiamo in trasmissione? Fuori. Così, subito. Taiwan. Taiwan. Taiwan, dica. Taiwan. Buonasera, buonasera. Buonasera, dottore. Salve. Buonasera a lei. Allora, buonasera a lei. Sarò breve e circonciso. Sì. Allora, voglio salutare il mio amico Luca il Panda. Ma chi sono cura? Ma che stava la posta di Sonia? Vuole fare un saluto anche a chiunque le vuole bene. Tutti quelli che mi conoscono. Fai la domanda. Che cazzo ridi? Fai la domanda. Ma sono ancora modificati da Capodanno, cioè. Allora, voglio dire. No, Mr. Flame, una volta ti ho visto con la canotta degli Slipknot, li ascolti o no? Ma uno che ascolta Elisa, dico, ma... Ma secondo te no, io me li ascolto o no? Buona la domanda. Beh, appunto, se l'hai chiesto significa che tu non lo sai. No, in realtà no, giusto un paio di pezzi così. I walk and I know you can see. Poi, domanda comunque apprezzo molto il look. Ah, ok, Marra, quando esce il video sul canale, quello lì sul sito arancione? Ragazzi, appena trovo l'ispirazione adatta. Stavamo valutando con Jordan, tra l'altro, prima. Sì, però stiamo capendo, insomma, chi interpreterà quale ruolo, perché comunque, non lo so, io penso più quello femminile, vedo per me, però vedremo, insomma. Allora, comunque, Jordan, ti ho sgamato, in realtà te sei il canguro goliardico. Ma gli piacerebbe a Jordan essere il canguro goleardico. Lo sono stato a chiedono, ambisce. Chi è quella bella moretta? Ti vuoi presentare? Mi chiamo Benedetta. Ok. Ed da dove chiama? Da dove chiama? Prosegua, prosegua. E sei la compagna di Anna, vado, di Anna sì. No? Sì. No. Sì. Vabbè, ormai lo possiamo dire, un'unione civile, lo possiamo dire, sì, sì, detto, ormai è pubblico. In realtà il rapporto con Flame era una copertura, sì. Sì. Però oggi facciamo tutti coming out, quindi... Sì, sì, Marra è gay, io... Come cazzo ha fatto entrare questo? Pansessuale e poliamorosa. Sì, Jordan sì, sì. Invece è un agenda. Oddio, io sono asessuale. Sono un gay. Gli animali ogni tanto così, però... Mi metti un po' la chat qua. Va bene. Altre domande? Tutto annichilito qua. No, ho finito. Ok, ciao. Ciao, carissimo. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie mille. Pier, metti vediamo Piero. Un po' chi è che ma andiamo pure sulla Marra plebe. Pavido, Marra Pavido. Sulla plebe. Marra sei un mistificatore, Marra Pavido. Mi piacciono entrambi. Vi uccido, guarda qua. No, vi vabbè. Uccido verbalmente. No, vabbè, verbalmente. Verbalmente ci sta. Faccia vedere, stronzo. Oh. La fai? Oh, si sente? No. Ah, ecco. Si sente. Oh, Flame? Si sente? Ah, ecco. Devi mutare la live. Aspetta. Ma si forza un po', aspetta un attimo. Sì, aspetta. No, noi. Ecco. Pari dall'oltretomba. Tu hai scritto nel nome che ci uccidi. Oddio. Sì, ma sto scusando. Quindi lei lo è? Che? Lo è lei? Lo è lei? Cosa? Devi mutare la live! L'ho mutata! Come? Chi? Hai laggato, scusa. Non ho capito, delle... sta laggando la testa. Oddio. Non sono un gay! Oh, stavi laggando, che hai detto? Ma sei tu che devi parlare? Hai detto che ci uccidi verbalmente! Quando cominci? Allora, Flame... So 60 minuti allora. Hai questa cosa distruttiva. Perché quando appare una persona magari un po' più giovane in live cerchi di ricordare. Che detto? Ho detto. Sono un gay. Oh. Posso? Oddio. Sono un gay. Perché?
Vada, vada. Quando appare non ho capito. Appare qui in live? Perché quando in live, ovviamente su Discord, appare una persona un po' più giovane, cerchi di prenderla per il culo in qualsiasi modo? Cioè, ovvio che... però senza affanno, cioè con calma. No, perché ho il microfono attaccato. No, perché ho il microfono grande divino Telma. Che? Nulla, nulla. Arrivederci, per favore. Meno male che era distruttivo verbalmente, cioè, ma ci hai ucciso tutto psicologicamente, psicologicamente. Comunque grazie mille per una terapia. Ciao tesoro. Un forte abbraccio. Ciao tesoro. Ma voi accettate? Oddio, state... sono un gay. No, è staste. Ma voi accettate le critiche? Parli. Certo che le accetto le critiche. Ma a me non me ne frega un cazzo, tra l'altro. Di base. Prego. Dica. A me non me ne frega un cazzo. Faccia la domanda, dottore. Annichilimento. Oddio, sono un gay. Filippo, faccia la domanda, dottore. Dice uno di incazzi, eh? Marra Pavido, dica. Che? Sta mutato. Greve. No, dica. Per buttarli fuori, basta che gli metti su uscita. Uscita e lui chicca. Parli. Ce la fa? Ce la fa? Che vuole una spintina? Ce la fa? Ma che cazzo è entrata a fa? Io questo vorrei sapere, no? Ma senza offesa, eh? Mister Cringe. C'è un livello d'annichilimento. No, ma stai in stanza ancora, io vorrei dirlo. Cioè, si vedono qua. Come cazzo? Sono un gay. Dica. C'ho connecco, merda. Dai, bro, fai il serio, dai. Porco Dio. Ok. Faccia il serio, dai. Questi telefonici dei elementari, porco Dio. Faccia la domanda, dottor. Cucciare pincetti. Per favore, la prima. Metta Mister Dunque, che ci ha mancato. Mister Dunque. Okay. Ma lei chi ha come immagine del profilo? Un cadavere? Chi è? È Marco. Madonna mia. Figlio di puttana. No, dicevo io. Sono un figlio di puttana. Devi mutare la live. Eccomi, bella. Dica. Bella. Dica. Bella. Domanda per Flame. Devi mutare la live. Ok, ora l'ho mutata. Manteniamo la calma. Mazza, ma sto così. Mi sentite? Sai che quando lo faccio non me ne rendo conto. Porco Dio. Porca troia, mi sentite? Ma lei le ha le cuffie. No. Me ne sono accorto. Faccia la domanda veloce. Allora, Flame, Mr. Hyde, cosa ne pensi che fino ha fatto? T'ha poi chiesto scusa? Aspetta, che hai detto? Allora, aspetta che metto le cuffie. Adesso, porco Dio. Mr. Hyde, che fine ha fatto Mr. Hyde? Cosa ne pensi di Mr. Hyde? Guardi, io sono un gay. Non ho confidenza, quindi non posso sapere che fine ha fatto. Io gli auguro tutto il bene del mondo. Padre Gianfranco, dica. Grandi ragazzi, top podcast della vita. Con una mano per Marra. Minore 3. Non è abbastanza, non sentiamo. So. Dimmi padre, dica padre. Padre. Secondo te, quello che sto pregando io questa sera al padre. Un caso, scusami. Amarra, secondo te come sarebbe un mondo senza ipocrisia? Un mondo senza ipocrisia? Con obbligo di risposta. Ma che sta palleggiando? Mi è caduto il microfono. Non lo so, bro. L'ipocrisia fa parte dell'indole umana. Non sarebbe un mondo di esseri umani, credo. Cioè, saremmo esseri umani completamente diversi, quindi non so come si sarebbe sviluppata la stirpe umana. Forse ci saremmo estinti prima, paradossalmente. Ok. A parte che è impossibile non essere degli ipocriti. Appunto, dico. Altrimenti non ci sarebbe neanche un'evoluzione, un cambiamento, una maturazione. Alle volte la finzione, l'ipocrisia e la bugia salvano determinati rapporti, determinate condizioni. Madonna, okay. Top riflessione. Ha una domanda anche per me, caro. Oddio, ce l'avevo. Sono un gay. Come?
ce l'avevo, ma mi è passata di mente. Va bene, grazie mille per l'intervento. Idee abbastanza chiare in questa live. Voglio anche domande per Giorgia ed Anna, eh? Non per forza cattiva. George. E chi è George? Giorgia sono diventata. Ciao, buon anno. Prossimo mese sarà un anno di Cerbero. Saluti dalla uggiosa Parigi. Saluto. Grande. Saluti. Un anno di vizio di forma. Grande libro, grande film. Dica. Oddio. Dica. Okay. Mi ha rotto il cazzo. Augusto qua da un rantolo di morte. È entrato adesso. Lei sta qua da tre ore, però se la cerca, caro mio. Dica. Ecco, mo si è levato il muto. Mo aspettiamo 5 minuti che parli. Ecco. Dica. Allora. Mamma mia. Sai che mi sembrava? Cioè, avete presente Aladdin della Disney? Sembrano quelli che non c'hanno la voce, no, che si mettono il coso qua. Sono un gay. Aladdin della Disney, quando c'è sta la scena della caverna. Per entrare nella caverna dovrà entrare uno puro di cuore. Proprio Stephen Hawking, dai. Connors, dica. Una domanda per Marra. Sì. Senti, ok. Come pensi che un personaggio che si pone, diciamo, sopra un po' tutti gli invitati al Cerbero, come non possa sentirsi nel tempo? Basta un po'. Scusami, bro, che non t'ho seguito. Scusami, grazie che Clove. Puoi ripetere la domanda gentilmente? Ok, come il personaggio Marra, come non può smentirsi nel tempo, dove tutte le volte che viene un invitato oppure che c'è da parlare su un discorso, te proponi sempre molto informato, a parte lo sei ignorante, ecco. Come pensi che il tuo personaggio piano piano non vada a sfaldarsi, ecco? Ma in realtà io non è che mi propongo come informato, mi propongo come informato nei temi sui quali sono informato. Nei temi dove non sono informato cerco di utilizzare la logica. Quando dico cazzate, giustamente la gente mi corregge. Sì, perfetto. Poi, ovviamente... Io dicono cugino DHS, lol. Come? Qui in chat dicono cugino DHS perché so delle marche. Vabbè. Va bene, hai anche una domanda per i nostri altri componenti? Flame? Sì? Quando cominci a blastare più youtuber? Che mi manca? A breve, mo per 2020 già ho stabilito un bel... delle belle cose. Mo devo registrare domani un video e poi ne farò tanti altri, visto che ho trovato anche un montatore. Perfetto, quindi grazie. Più roba e starò più tranquillo anche per lavorare poi su Twitch, perché comunque fa i video col montaggio che faccio io, me leva dalle 10 alle 15 ore. E non mi vale neanche più di merda. Quel programma di merda. Mamma poi. Mia, Sony Vegas, ragazzi, se non avete mai montato un video, non lo usate che è la merda. Partite con qualcosa di più semplice, o al massimo già un Premiere, che poi piano piano diventate delle belve. Non usate Sony Vegas, ragazzi, che è una cagata. Usate Premiere. È bellino, perché poi è tutto sul manuale, poi fa quello che te pare. Lo trovo molto più libero rispetto ad altri, dove è pieno di roba già settata. In chat scrivono: sono qui solo per la ragazza di Jordan. Top cinese la ragazza di Jordan. No, guardate, non sono cinese, sono coreana. Sono pugliese. Però pugliese. Hai dei tratti un po' asiatici. Sì, me lo dicono tutti. Ma hai qualche... No. Ma anche la luce pugliese, che la fa un po' gialla. Però, sono pugliese, la luce mi fa gialla. La forma degli occhi. No, perché colorito. ha l'epatite. C'ha l'epatite, bene. Sì, l'ho attaccata io. Mamma mia. Va bene, grazie dottor Connors. Grazie mille, ragazzo. Ci vediamo alla prossima. Allora, questo... Carlotta, dica. È una donna? Ciao. Ciao. È una donna. Ciao. Salve, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, posso farvi una critica? Certo. Magari. Allora, ma è un consiglio abbastanza stupido, perché quando siete stati sbannati, per esempio, avete fatto una live con 10 ospiti e secondo me... dovreste fare una live con massimo 4 ospiti, perché altrimenti, primo, magari c'è gente che fa solo bella presenza e neanche si vede, quindi non ha senso. E quindi niente, questo è: fate live con massimo 4 ospiti, perché altrimenti è un casino. No, sicuramente le live con tanti ospiti sono caotiche, però sai, ne abbiamo fatte un paio, 3 compresi Boscar. Ma sempre quelle di ritorno. Esatto, più che altro perché Boscar, sai, quelle... Sì, più che live di contenutistiche, sono live di cazzeggio da bar, proprio rimpatriata tra amici.
hai ragione, però ripeto, in quelle live cerchiamo di portare un po' quello che è il nostro gruppo e le nostre dinamiche di gruppo, come siamo fuori, ecco, come quando andiamo al bar ci salvano tra pure noi. Questi però, questi qua ci sì. salvano molto. Per esempio, se la fai da me che c'è solo quello no, là, là proprio non può, sicuramente sono live caotiche, sono d'accordo con te. Ah, certo. Però a me personalmente piace ogni tanto, ecco, farvi rendervi rendervi partecipi, insomma, di questo universo del Cerbero. Però ci sta, Se hai altre cose, dici pure. Non lo so, ma Flame, ma per caso durante i raduni, le varie cose, le varie ma non ci sono fan che cercano di toglierti la maschera? No, non è mai accaduto. È accaduto paio di volte che la gente mi segue, perché comunque ogni tanto magari mi allontano per levarmi la maschera, che me fumo una sigaretta. Ed è capitato che mi hanno seguito. Una volta nel 2016, mi sembra. No, mi sa inizio dell'anno dopo. Lo sai che non mi ricordo. Comunque non ero molto conosciuto. C'avevo tipo 15.000 iscritti. Mi ha seguito un tizio in bagno che stava là fuori così col cellulare. Mi un calcio davanti a tutti e stavamo al Romix. Ora non è successo solo due volte, eh. Ah, meno male. Sì, no, ma... Mi aspettavo di più. Cose, ma è difficile... Ma da dove chiami, Carlotta? In che senso? Da dove? Da quale città? Ah, Brescia. Ah, Brescia mi piace! Brescia mi piace, abbiamo già ricevuto un paio di chiamate da Brescia. Esatto, va bene, grazie. Grazie Carlotta, mille, grazie a voi. Per il tuo intervento e per la tua voce soave. Grazie mille. Vabbè. Lui butta le basi. Grazie mille a voi. Che è per la ragazza la citazione? Beh, non è proprio un complimento, Melissa Pia. Beh, oddio, ammazza. No, top, ma che cazzo stai dicendo? Ram è indignata. Top personalità, chi è che non vorrebbe uno serbino? Che in quanto donna, no? Però è difficile. Ma che cazzo stai dicendo? Ti ho visto mischiare le droghe. Va bene, Carlotto, ci sentiamo in privato, un abbraccio. Dai, peraltro è da bando. Un abbraccio, grazie mille. Socio. Salve. Allora, Techblin, dica Techblin. Ma il mio compito fa il clown. Ah, salve a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera. Lei è Techblin, però questa è una presenza fissa ormai. Quindi complimenti, grazie a te, Flame. Volevo fare due domande, una per il mio Jordan e una per il Cerbero, ovviamente. Vai. Vada. Partirei con quello per Jordan, che è un po' alla Flame, ma cosa ne pensi di tutte queste influencer o anche, diciamo, cosplayer che vanno a fare i DJ set alle serate? Guarda, l'argomento mi tocca abbastanza da vicino. Lo so, infatti te l'ho fatta la domanda. Ti rispondo seriamente, potrei sparare a zero, però semplicemente in quei casi è il pubblico che decide. Se un personaggio ha richiesta e i locali... Cosa succede qua? Crea delle fiamme. La fiamma del Flame. No, vabbè, se un personaggio ha richiesta e quindi un locale... riceve feedback positivi postando contenuti su un artista o pseudo artista che sia, e quindi la gente lo vuole, è giusto che l'artista vada e faccia la sua comparsata. Poi se questa comparsata vuole chiamarla DJ set, andrà a spingere play sui DJ e fa un evento. No, infatti ho visto certi video su Instagram, sono di un coso cringe assurdo. No, ma semplicemente sappiate, se andate a vedere, che questi pseudo influencer o cosplayer così non suonano, cioè spingono play e... ma poi tra l'altro è un discorso che si può praticamente, non lo so, allungare non solo per gli influencer, come ma anche chi dice questo? Di fare DJ set e poi in realtà utilizza programmi preimpostati, quando poi quando poi in realtà cioè il DJ set è altro, cioè si mette dischi oppure si utilizza un determinato, delle determinate miscele, cioè comunque ci metti qualcosa di tuo. Come si chiama? Virtual DJ. Io conosco tanti DJ che utilizzavano Virtual DJ e praticamente spostavano, cioè miscelavano una canzone e l'altra. Ma anche se tu quello lo chiami Spotify, DJ set, ma anche se vai con Spotify, indipendentemente dal valore musicale o meno della performance, poi il fatto, sappiate che quelle persone vanno là per fare i selfie con la gente, come se va un personaggio, un tronista di uomini e donne, o se va uno del Grande Fratello, vanno per farsi i selfie, quindi vende biglietti. Fanno tutto, ma come, guarda, potremmo anche estenderlo al fatto di influencer che gli fanno doppiare
cartoni animati anche grossi, versioni vabbè, italiane, no? Tu magari vedi un cartone che tipo la voce originale l'ha fatta, ne so, Jim Carrey, e poi da qua da noi lo fa coso del Grande Fratello. Cioè, boh, è un po' una vergogna, però tanto il pubblico decide, raga. Il pubblico è sovrano, quindi se la gente è ok, ok per tutti. Beh, ovviamente, sei completamente in linea con quello che pensavo. Va bene. Sì, l'altra domanda, quella per il Cerbero, nell'interezza. Innanzitutto, congratulazioni per i Boscar, che sono stati devastanti, in senso positivo. Grazie. E poi, quando cazzo avremo le puntate su Spotify? Bisogna vedere, Mo non lo sappiamo nemmeno noi. Però, perfetto. Però è una cosa che già ci avevamo pensato, ma non ci abbiamo niente in mano per adesso. Va bene, allora aspetteremo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti, grazie alla prossima. Alla prossima. Fuori da solo. Manda Cosimo dentro. Cosimo. Cosimo. Bella. Volevo chiedere, ma i rapporti con Albicocca si sono inclinati? Perché con Albicocca si sono inclinati? Anche sono risanati? No, si erano inclinati. Ma in realtà no, cioè noi discutiamo spesso, lei giustamente su certe tematiche è molto sensibile e dunque anche molto dura, però rimane sempre nell'ambito della discussione. Noi possiamo anche ucciderci verbalmente, però rispetto per la persona e l'amicizia, insomma, almeno dal mio punto di vista rimangono invariati. Ok, un'altra cosa, pensavate di ripetere l'esperimento del Boscar, dato che è avuto successo? Ma certo. Aspetta, facciamo la serizzabile. Ci abbiamo in programma di fare un evento ogni 3 mesi circa. Mo ci sarà il prossimo tra 3 mesi, che lanceremo quando ritorna Dudubbi. Già abbiamo pronto tutto quasi. Figata, ok. Dai, bella. Infatti sono contento di questo. Bella. Ciao, caro, alla prossima. Vediamo un po' qualche ragazzo nome... brufoloso. Ragazzo brufoloso. Dica. No, ha cambiato nome, che è Alpha Woman. Alpha Woman, dica. Oh, salve. Salve. Allora, salve. Volevo fare una domanda per la ragazza con la cuffia. Sì. Con la cuffia. Che ragazza con la cuffia, prego. Che è la cuffia? Che sta in piscina, ragazza. Dica, dica. Cosa ne pensa dello scandalo del Papa? Ma del ceffone, intendi? Quello. Esatto. Che ne pensi? Che è scandaloso, è veramente scandaloso. Perché per te che doveva fare il Papa? Ma avrebbe dovuto reagire in una maniera un po' più umana, visto che... Tipo considerato che è il Papa. Tipo un vaffanculo Troia, però senza allungare le mani. Sì, esatto. Avrebbe potuto anche sussurrarlo senza farsi vedere in quel modo. Vabbè, ma comunque il Papa è un essere umano come tutti noi, ragazzi. Sì, lo so, ma sapeva di essere filmato, quindi insomma è abbastanza... È un portavoce del biondo il Papa, però è fatto di carne ed ossa. Vabbè, conta che lei la situazione la sente in maniera particolare, perché essendo una ragazza asiatica, quella che è stata malmenata dal Papa, lei insomma... Vabbè, certo. La sente poi in maniera particolare, viscerale, però comunque... Anche una domanda seria. Si poi mi chiede che vuole le mischiarelle. Non è una domanda stupida, alla fine ci sta... No, comunque, vabbè, io rispondendo seriamente, secondo me è esemplificativo del fatto che chi idolatra il Papa a Dio in terra è una persona, insomma, non molto con i piedi nella concretezza, però ognuno può credere in quello che vuole. Ma però aspetta, vero è che comunque l'atteggiamento non era poi così edificante dal punto di vista di uno che rappresenta veramente l'istituzione ecclesiastica. Appunto, tutta dico, mi sembra assurdo per me. No, nel senso, è vero, tu hai detto una persona come tutti gli altri, quindi può avere anche una reazione, no, così. No, in realtà lo dicevo nei confronti di chi lo reputa un qualcosa di superiore a noi. Da parte, cioè, per chi crede che veramente quello sia il Papa, è una cosa assurda. Infatti, questo Papa già si è fatto un passo avanti, perché è molto più umano. Comunque, già il fatto dell'oro. Sì, ma questo non so se è bannabile, ma io sono un forte oppositore del Bergoglio. Ma l'hai mai visto quella clip sua che sta tipo in aereo, non so dove, che gli fa questo? Se lui parla male di mia madre, io do un pugno per Papa. Non dominare mia madre! Che è il Papa che mai! Io do un pugno, il Papa. Cioè, a me piace questa cosa. Io mi vedo questo Papa da Fight Club.
dai. Mi vedo col vodchino lì, no? È un papà. Ma fosse solo quello. Fosse solo questo, papà, un po'. Guarda, però c'è da riflettere perché, per esempio, Papa Giovanni Paolo, che ha fatto diciamo una grande mossa di marketing, quella di mostrarsi sempre molto vicino agli uomini, sensibile. È andato da quello che gli ha sparato. Assolutamente sì. Quella è stata una grande mossa di marketing. In questo caso del Papa ho apprezzato l'umanità, perché ricordiamoci che il Papa non è Dio sceso in terra, è il portavoce. Sì, cioè, nel senso che comunque sei portavoce, grande. Però prima siamo uomini e poi magari... Beh, secondo, nel senso, oddio, secondo la Chiesa il Papa non è un uomo come noi, però. No, non è un uomo come noi, ma lo è. È anche un uomo però come noi. È l'intercezione stessa personificata fra Dio però e il Papa umanità. È infallibile, sì. Secondo la dottrina. Oddio, è infallibile? Sì. Credo sia infallibile. Il Papa, quando? Il Papa è sempre infallibile, perché è la voce quando? Di Dio. Quando qualsiasi cosa faccio dica. Anche quando sbaglia è infallibile. Se fa un discorso, se fa un discorso e proclama qualsiasi cosa diventa un dogma. Sì. Dimentichiamo. Cioè, se domani il Papa dice Međugorje è una stronzata, Međugorje non è più riconosciuto. Ma assolutamente no, perché tanti papi, per esempio, penso che ci sia, guarda, anche la curia però allora è capitato spesso che comunque si è dibattuto sull'utilizzo del preservativo, sull'aborto eccetera. L'aborto l'hanno sempre comunque negato. L'utilizzo del preservativo c'è stata una sorta di malleabilità in questi tempi. Proprio perché lui... Però prima papi precedenti erano totalmente contro, contro che il lui... preservativo. Quindi allora va a svilire le cose che hanno detto i papi precedenti. Diventa, cioè il papa nuovo diventa canonico, tra virgolette. E allora i papi papa. Precedenti sono meno divini di quello attuale. Evidentemente si contrastano loro, tra loro. Secondo loro, c'è... la parola del Signore si è evoluta. Cioè, magari ai tempi era giusto dire quella cosa sul preservativo, oggi no. Ma poi dal punto di vista. Lo so. Istituzionale, allora, cercare la logica queste cose non è massimo. Al tempo i papi potevano essere infallibili, oggi sono un po' più umani. Cioè, potremmo traslare la stessa cosa. Siamo un po' come in questo... ci pare. Che capito? Cioè, che è facciamo un esegesi antropologica religiosa della figura del Papa. Comunque, dal punto di vista dogmatico è infallibile. Però tu conta che dal punto di vista politico, quando cambia un Papa, è come se un nuovo partito va al governo. Quindi rappresenta. È un capo di Stato. Non so le sue idee, ma sono le idee di tutto un gruppo dei cardinali, che sono quelli che poi l'hanno spinto votandolo ad arrivare infatti, là. Quindi, infatti Bergoglio è molto contestato dai cardinali. Bergoglio è molto contestato dall'interno del Vaticano. Ok, andiamo avanti. Okay, deriva religiosa. Mi sto qui, caro. Ma è quello di prima. Ma se è quello della settimana. Deriva religiosa. Aspetta. È lui. Aspetta. Ma lei è già entrato? Sia sincero. Dai, leva lo sticcio. Sì. Non mutata, su, per cortesia. Metti. Ma io mai non mi ricordo, ma Dica. Sta pure mutando. Dica. Aspettiamo un attimo. Intanto mettiamo qua chi è qua. Erpomata. No, grande. Ma sarà lui. Ma no, non è lui. No, vabbè. Ah. Che c'ha Discord. Pomata. Fake pomata. Ma che è oggi, raga? Madonna santa, ma io metto gente così a caso. Vediamo. Buonasera. Buonasera, chi è? Erpomata. Ehi, buonasera. Salve. Il Papa che la metto bene. Un attimo qui sotto. Non si sposti. Prego, Pomata. Allora, domanda per Anna. Dimmi. Vada. Allora, che musica ascolti? Più che una domanda, una curiosità. Capirai, breve. E poi allora, domanda seria per Flame dopo. Diciamo che il mio background da quando ero piccola era la musica anni 80. Riguardava principalmente comunque la New Wave, l'Italo Disco, eccetera. Soprattutto Elisa, diciamo. Negli ultimi tempi poi l'ho riscoperta grazie a Flame. Ma che poi non è vero, no? Ormai c'è stata la casa dell'Elisa. Raga, bravi, dai, cioè, ad onore del vero bisogna dire una cosa. Capodanno tutta la serata questa Elisa. Quello Elisa, noi vogliamo mettere Alexa, Elisa. Dai, ma non, già non devi dire la verità. Comunque poi, niente. E quindi sono approdata, credo quasi definitivamente, al mondo dark wave, synth pop,
Mi piace tantissimo lo shoegaze, per esempio gli slow dive fanno parte, cioè credo che siano sia il mio gruppo preferito. Ho viaggiato molto per i concerti, ho speso anche tanto e non me ne pento e lo farò sempre fin quando potrò. Sì, anche io, idem. E quindi il mondo gothic, potremmo dire, ascolto neofolk, industrial. E tu? Ma pure denaro. No, io ascolto denaro, grande. House, deep house. Eh? Cosa? Io invece ascolto deep house, techno. Deep house. Allora l'unico punto di incontro con te potrebbe essere l'obscure techno. Al massimo. Forse sì. Raga, deep house. Che artisti le piacciono? Che artisti le piacciono? Dicono il suo DJ preferito. Segreto professionale. Vabbè, però, anche il mio, incredibile. Fuori, anche il mio, top segreto professionale. Shout out. Andiamo giù, vogliamo distruzione. Il Papa ha fatto bene. Grande. Allora, io non ho capito cosa cavolo ci sia di male. Per cortesia, me lo spiegate. Cioè, allora, non ha mica alzato le mani contro quella signora. Allora, nel senso, Dio. Semplicemente. Porco sì, Dio. Allora, soggetto dica. Predicato. Porco verbo Dio, è no? Predicato, vai. Ma, scusate un attimo. Cioè, iniziamo. Una cosa importante. Ma Gesù Cristo diceva, rispondete con un cazzotto o porgi l'altra guancia? Ma allora, qui bisogna vedere la gravità di quello che ha... Cioè, nel senso, non ha mica alzato le mani in modo violento, ha semplicemente respinto in modo... Stare, no? Mollami. Sì, esatto. Cioè, giusto. No, nel senso, non vedo che motivo ci sia nel renderlo uno scandalo. Bro, non è mai successo nella storia che un papa reagisse così. È inusuale, quindi fa notizia. A me francamente, poi... in quanto essere umano, me ne frega un cazzo. Cioè, per me è un essere umano, come ho detto prima, comprensibile. Ma se davvero crediamo che quella sia l'incarnazione di Dio in terra, infallibile, eccetera, è un po' strano. Capito? Si può fare pure una sbarfia di dolore quando quella l'ha acchiappato. Se visto... È vero, non sto scherzando. Siete proprio che fa... E poi fa così, ma ha fatto bene. Ma che fai? Strattoni il Papa. Sì, per Papa non è Mr. Flame. Appunto, è un vecchio. No, ben vito a riflettere. Ben vito a riflettere. Vediamo. Ma che ha più un vecchio di prepotenza. Okay. Ma non si fa. Ci terrei a dire che non è mica avrà il potere di Dio. Ma c'ha sempre 80 anni. Raga, buoni un attimo. Una fedele un po' troppo appassionata, maleducata in consenso. Tutto andava bene. Guardate questa ragazza asiatica, lo tira. Lui la schiaffeggia. Guardate la faccia di lei. Lo prende, lo tira. Guarda la faccia incarognita dopo. Guarda quanto sta incarognita. Ma io sono d'accordo col ragazzo. Allora, comunque, cioè, questa non è mica la prima volta che succede. E diventò anche un meme. Non mi ricordo quanto tempo fa successe, però mi ricordo che c'è un video abbastanza famoso in cui Trump dà uno schiaffetto in quel modo anche a Trump. Ma cosa di Trump? Io sto parlando del Papa. No, è proprio il Papa, dà uno schiaffetto a Trump. Ma schiaffetto goliardico, però. Ma in viso? No, sulla mano, praticamente c'è Trump che cerca di stringere la mano al Papa e il Papa lo rifiuta. Ma che è così, dammi la mano, ma che gli ha fatto, tipo così, che gli ha fatto? Che vuol dire uno schiaffetto proprio gliel'ha colpita, adesso con la mano. Un esempio di questo, Papa, io ti dico, non credo, poi magari mi... No, proprio un atto di... Vabbè, cercatelo, guardate il video. No, ma non ce ne frega un cazzo. No, non dicevo quello. Vabbè, comunque... Dicevo che il primo Papa che fa gesti del genere, o sbaglio? Ah, questo io non lo so, non sono un esperto di papi. Comunque penso io non... È giusto, vogliamo un papa più stretto. Comunque ragazzi, anche Gesù Cristo fece la sua fuori la sinagoga e sbottò di brutto. Contro i mercanti. Contro i mercanti. Diciamo che... Ma chi? Gesù. Cristo. Gesù Cristo. Non nessuno. Gesù in persona. Quindi diciamo che da un papa... Io però onestamente... A me sembra una reazione veramente esagerata da parte del Papa. È una situazione veramente esagerata, anche perché bisogna vedere l'intento della ragazza. Ragazzi, ovviamente non parlo di papi dei 400 anni fa, quando ci stavano le crociate, grazie al cazzo, no, di papi diciamo moderni.
Ragazzi, ma poi viene scritto che quello che gli pare alla gente, ma che ne sai se magari Gesù andava a puttane. Vabbè, però a parte noi? Gli scherzi, però Papa, vi invito a riflettere su una cosa. Magari era Ambrosio Gesù. No, Papa, Dio, Papa, il nostro ragazzo qua. Gesù, magari ha fatto le peggio cose. Dai, mi dissocio, dai, mi dissocio. Ragazzi, sto parlando di Gesù Cristo, non è parlato. Riflettere sul fatto. Viene bestemmiato Gesù Cristo, non posso dire che magari era un puttaniere. Facciamo parlare Jordan. Sennò finiamo bannati. La voce di Dio. No, dico, riflettete sul fatto che fate delle battaglie mediatiche incredibili. Quando vostro artista preferito, cantante o attore, ve nega le foto, o se no, tipo, non vede il retto, hanno fermato per strada. E il Papa è giusto se fa una cosa del genere. Però bisogna vedere il contesto, aspetta, perché se. Vabbè, ma questo non è spesso capita che. Dai, l'aveva solo un attimo. No, appunto, questo te sto a dire. Ma poi, ragazzi, rendetevi conto che il Papa, per un credente, è qualcosa di incredibile. È tipo una superstar, cioè, addirittura, dai. Sì, addirittura quando trasportarono la salma del Papa precedente, non di Ratzinger, penso no, che è vivo, di Giovanni Paolo, cioè, c'erano proprio schiere di persone che tocca il sepolcro, cioè, tocca la tomba. No? Quindi magari quella persona vedendolo, no, aveva avuto voglia di toccare, cioè, ma è ovvio, questa è cosa ovvio incredibile. Che cioè, va arrabbiate se Salmo non si fa il selfie, sì, e dite che il Papa però, ha fatto però bene. Però questo dai, è il rovescio della medaglia, perché magari quella ragazza, quella signora, era arrivata da molto lontano. Comunque fatto un bel viaggetto, e proprio perché c'è questa pressione religiosa nel voler toccare, tipo idolatrare, lo devo prendere, lo devo toccare, gli devo parlare, è il rovescio della medaglia, cioè nel senso è una sorta di estremismo assoluto. Anche lì, diciamo che estremismo, aspettate, non pensate subito, è andare un po' oltre, perché comunque prendere una persona, perché comunque il Papa possiamo dire quello che vuoi, portavoce di Dio e tutto, però prendere e strattonare una persona del genere, che comunque sta in mezzo ad una gente, sì, una volta che ti giri, perché dai, io schiaffo così, dai. È una reazione umana, Marra. Non è umano! È una reazione umana, secondo me spropositata. Io non condanno, però è una reazione umana. Ma fatto così sulla mano. Ho letto, ma l'hanno scritto anche in chat ora, che il Papa non ama essere né toccato né strattonato, cioè se si avvicina di sua spontanea volontà. Posso dire una cosa, però? Cioè potrebbe essere una cosa, cioè dai, se a me dà fastidio il contatto umano, mo come dice Metti il Biondo, bisogna mantenere le distanze. È così. Cioè è normale che il Papa reagisca in quel modo. Sì, ma posso dire una cosa, quello però, che si è fatto più male capace che il Papa tra i posso due, dire una cosa, però io non condanno ovviamente l'uomo, perché è una reazione anche normale da un punto di vista umano, sì. Però visto che lui, ok, è una figura, ripeto, che rappresenta Dio in terra, mi aspetto che non abbia queste reazioni. Cioè io lo so che è un essere umano, per me che sono ateo lo so, lo capisco, ma immaginatevi anche un credente che vede lui l'essere alla fine infallibile, ok, che fa una cosa del genere, cozza un po', no? Vabbè, quasi, sì, quasi. Ma chi l'ha detto deve essere infallibile? Chi l'ha detto? Gli apostoli non erano infallibili. Gli apostoli, che c'entrano? Sono cose fantasy queste. Hai voglia, non erano infallibili. Tanti papi non sono stati infallibili. Mo adesso veramente siamo un attimo lì ad indagare su questa reazione che è veramente, fa parte della natura umana. Brava, ma io ti parlo dal punto di vista del credente, che non crede che quello sia un essere umano normale. No, ma di tutto, ma se rappresenti qualcosa per qualcuno, il Papa non è infallibile, raga, il Papa non è infallibile, non te l'aspetti a nessuno. Cioè io mi indigno anche se lo fa, che ne so, il cantante, se lo fa Dave Grohl a un concerto di Foo Fighters, un fan lo tira, lui gli dà una pizza su una mano, ma è scandalo anche quello per me, perché tu in quel momento stai rappresentando qualcosa di grande per la gente che ti dà da mangiare. E tu, una persona che ti dà un gesto d'affetto, non è che ti dà una pizza e dice, oh, vabbè, una... aspetta. Uno che ti dà un gesto d'affetto e ti vuole stringere la mano, tu gli dai una pizza. È vergognoso. Aspetta, però ne passa dallo stringere la mano. Cioè, il Papa stava andando via, quella lo piglia e lo tira. Diciamo che sì, darebbe fastidio anche a me. Ma no, darebbe fastidio. Ma tu non sei in grado, no? Io non sono il Papa, ma ripeto, il Papa non è infallibile. Il Papa non è infallibile. Sì, ma se tu sei in un ruolo istituzionale, lì devi fare buon viso a cattivo gioco. Ragazzi, cioè, fermi tutti. Ma allora c'è incarognita da Pitbull. Ho una fonte. Ma io l'apprezzo sta cosa. Vabbè, allora, non è un qual è, falso. Leggo almeno. Infallibilità papale. Secondo tale dottrina, il Papa deve quindi essere considerato infallibile. Deve essere considerato infallibile.
essere considerato, non che è infallibile. Ok. Deve essere considerato infallibile. Infatti ti dico, da parte di un credente, come umano io non, cioè che te devo dire, lo so, è una reazione normale, non me ne fotto. Però per chi crede veramente, dico, cioè deve essere stata una scena brutta, no? Ma dici, quella non era un'azione di prima violenza, di essere credente me. Siamo esseri umani, quindi ci mettiamo tutti, oddio, in una situazione di parità, di equità, e io no, vedo, no, io non vedo l'altro come un credente, io vedo l'altro come un essere umano, a prescindere da tutto. Chi crede nel Papa veramente no, Anna. Cioè, chi crede veramente nei miracoli... Ma chi crede nel Papa crede prima in, non in Bergoglio come essere umano, ma soltanto come portavoce di Dio. Lo trovo assurdo. Beh, ma se tu credi che ci sia una vita... Non è pura essenza il Papa. No, però se credi, pura esempio, spiritualità, se credi, se credi che ci sia una vita... E come essere umano può essere fallibile, può fallire. Può fallire, ne parla Agostino di Ipona. Ma se fallisci te ne assumi le conseguenze anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Se dai una pizza a una ragazza... Ad esempio. Vabbè, comunque, comunque è, contro- è controversa Discord, la situazione. Ma lei perché sbuffa? Ma che c'è sta, romper cazzo? Come? No, senti. No, no, vabbè, sto ascoltando. Comunque, no, alla fine, secondo me, se consideriamo l'azione in sé, non è un'azione... deplorevole. Scusate, che è quella che ha fatto il Papa, nel senso, come dicevate voi, è un essere umano come tutti gli altri, quindi non, ragazzi, per me no, il Papa non, non per me, per un credente secondo me, per un credente secondo me il Papa non è una persona come tutti gli altri, fine. Poi se per voi è così, ok, vabbè, però vabbè. Diciamo, possiamo pure, sì, no, di Grinch, no, dica. Grinch. Ah, Davide, come stai? Bene, tu? Vaffanculo. Benissimo. Hai una domanda seria? Senti, ti voglio fare una domanda personale. Eh? Sì, ma parla bene, idiota, che non si capisce un cazzo. Vada! Ma zitto! Vai a fare la dieta! Ah, stronzo, vatti a fare una cura alle... Ma io ti voglio bene, Flame! Che no, che l'hai buttato fuori? Grazie, Dupale, mi irritano queste cose. Dai, è un uco, è un uco. È un uco. No, utenti le... Ho sbagliato. Hai piccato. Ho sbagliato, scusa. Tu sta qua. Don Vito, Don Vito, Don Vito. Sposta in live. Don Vito, dica. Salve. Oh, è lui. Oh, sei tu veramente? Oh. Sì, sono io, sono io, sono io. Dici bello. Ah, è tutto a posto. Comunque mi sono divertito il 28. Peccato che Anna non ci stava. Mi dispiace. Avrei voluto incontrarti e conoscerti. Però magari la prossima volta, no? Eh sì, allora, comunque io facciamo una cosa, Don B. Rimani con noi, esatto, Don Vito, che magari ti fanno qualche domanda. Rimani in chat te, per dare. Aspetta, a volte mi sento laggare, non so se è problema mio. No, sei te che c'hai 3 giga di connessione, picco. Che vuoi? Killer Queen, dica. Killer Queen. Pronto? Andiamo bene. Va bene, mettiamo questo. La chat è in delirio per Don Vito. Beh, no, è Don Vito. In delirio. Dica, tizio con un nome strano. CHRYZ. Critz. Critz. Niente, stiamo andando bene qua. Mamma mia, ma che è? Oh? Prisco Twitch, sono dica. Ma che entrate senza microfono? Ma guarda quanti sono. Ma io sto molto. Buongiorno. No, Don Vito, Don buonasera. Vito, resta qua. Dica, dica. Allora. Allora, te lo sei soffiato il nasino? Sì, sì, sì. Bravo, sì, te sì. Mo pulisce pure il culo. Ce l'hai una domanda? Zitti un attimo. Sì, sì. Per Jordan. Vai. Per Jordan, ma come come sei diventato famoso? Cosa facevi prima? Io sono diventato famoso comprando un cappello, praticamente. Sì, sono andato da Foot Locker, ho pagato anche un'offerta, l'ho pagato 16,90€ e poi l'ho indossato. E lì tutta la magia, è stato un attimo lì. Prima facevo il neurochirurgo, però sbagliavo sempre, quindi ho ammazzato un sacco di gente e mi hanno mandato via, tutto qua. Che devo fare? Prima di entrare nella live con Cane Secco, cosa facevi? Neurochirurgo. Tutti confermo, eh. Confermo. Ah, ho operato anche Flame, io tra l'altro. Confermo. Seriamente da... Se prego, dica, aspetta, prego. Sono rimasta danneggiata seriamente da un'operazione. Dove? Al cervello.
Pesante. Vabbè, ma lei, sono un essere umano, quindi posso sbagliare, no? Sei sono fallibile, sono fallibile. Certo, certo. Va bene, altre domande? Parole molto dure. Domanda per Marra. Sì, tesoro, dimmi. Allora. Ma dunque, per caso un Monster Energy! Monster per riprenderti un po'! Non vuoi il Monster Energy? Eh? Scrive, se lo vuoi, scrivi in chat, punto esclamativo, Storm. O sbaglio? È Storm Energy o Storm? Attenzione, abbiamo fatto i danni. Però. Storm Energy top abbiamo drink. In pastiglia. In pasticca, se volete impasticcare con roba legale che funziona come si deve, ve la offre il cervo. Vai, fammi questa domanda, vada. Bro. Nei tuoi occhi si vede incoerenza. Dai. È vero? È verissimo. Top gimmick. Buttatemi fuori. Johnny Depe. Buttatemi fuori, ha detto. Beh, mandate via questo... questo paraghiri. Aspetta. Don Vito. Salve, mi dica. No, io sono stato sapere se stava ancora con noi, tranquillo. No, no, vabbè, no. Aleandro. Aleandro. Buonasera, buonasera. Forza no. Gire, Simado. Zam. Zazza. Grazie per il sub. Allora, io ho una critica per Anna. Dimmi. Greve. Allora, tu prima hai detto che il Papa non doveva reagire così perché è sempre un essere umano, giusto? Sì, è prima. Quindi il tuo ragionamento... Esatto, quindi tu hai fatto un ragionamento razionale. In realtà non è proprio razionale, comunque. È anche ciò che dicono i testi. È... No, no, quali no, testi? No, portami, scusa, le fonti. Io ti ho citato Agostino di Ippona, ah, io sto e ne parlando per esempio del De Mendacio. Ti ho portato un esempio, una fonte, tu? Greve. No, no, a me non interessa questo. Io, la mia fonte è quello che è successo, che ha dato lo schiaffo a quella la donna. Quella è la mia fonte. Quello è un comunque, fatto no, procede. Un fatto, come lo vuoi chiamare, lo chiami, quello è. Sì, sì, procede con io la critica, una domanda per te. Un attimo. Sì, ti spiego. Cioè, tu hai razionalizzato l'atteggiamento di una persona che tu definisci persona, che però ti sfugge il fatto che sia il Papa. Cioè, per me questo è ma ne abbiamo discusso assurdo. Prima, cioè... No, allora, perché ci cioè, come cazzo fa a essere razionale? Non ci siamo proprio intesi. No, non capisco da dove la prendi la razionalità dal Papa che è un religioso. Come cazzo Papa, fa? Papa, prima di essere Papa, prima di ricevere la vocazione, è stato un essere umano e lo è ancora, così come attestano tanti scritti. Ma che cazzo stai dicendo? Io ti ho citato un testo, mi citi tu un testo in cui il Papa... Ma come cazzo fa essere, come fa essere una persona? Ma una persona per te, ma non è una persona. Cos'è il Papa? Cos'è il Papa? Ah, allora, per me, per me non è nessuno. Se vuoi sapere cos'è il Papa per i cristiani, è una figura che sicuramente non è umana, ma è la cosa più vicina a Gesù. Il Papa è... non piscia, per esempio, non caga, no, non, ho ha, non ha, diciamo, il membro, è tipo in un teoria, angelo che è asessuato. In teoria è un portavoce, essendo un portavoce è anche un umano. Non ha assolutamente un istinto naturale umano, allora, animale, no, nulla di tutto questo. È un alieno, un puro spirito. Un po' strano, per te non è nessuno, allora, per lei già si è capito cos'è. Per te non è nessuno, ma però in che senso non è nessuno per te? Ma allora, perché io chiarisco subito il fatto che io sono ateo, quindi non credo in queste cose, però rispetto tutti e chiunque creda in qualunque cosa, attenzione. Sì, la cosa che mi suona strana è che razionalizzare un atteggiamento di una persona che non è una persona, perché una persona lo può essere per me e per tutti quegli altri che non credono, è sbagliato, perché non è così. Tutto qui, non portami è la definizione di Papa. Testa di cazzo, questa è la definizione di Papa. Allora, testa di cazzo a chi? Allora, prima di tutto, al Papa. Buttarlo fuori, ti voglio bene, per carità, fammi. No, stavo scherzando, ragazzi, stavo scherzando. No. Al Papa. Faccio una domanda più dai, più
dato che parlavamo di Papa. Cosa, Leandro, conta che, vabbè, innanzitutto perché stai rivolgendo a una ragazza, quindi comunque i termini un po' più umani, no, magari. Però, non ho detto a lei. No, però comunque stai intrattenendo una conversazione. Io non ho detto testa di cazzo ad Anna. L'avevamo capito, però comunque quando parli con ragazza... Tu però non l'hai detto, però così, come l'hai detto tu sembrava un'altra cosa. Vabbè, quello che dici tu. E poi comunque... non mi dire a me usa termini, non usate, perché voi bestemmiate, quindi non mi dire a me usa termini, giusto? Ma che cazzo vuoi? Ma io sono nella mia cazzo di... Non ci stiamo rivolgendo a una persona che non conosciamo. Parlo come voglio. Comunque, ti dico che de facto anche Gesù Cristo, per il dogma cristiano, è un uomo a tutti gli effetti. Assolutamente, è un sceso uomo. In terra. Se lo è Gesù Cristo, lo è anche il Papa. Rappresenta qualcosa. Uno è trino. Vero Dio e vero uomo. Carne e sangue. Ma... il corpo di Cristo. Ma non credo. Come non credo. Cioè, ma questa credo è la dottrina che sia... ma guarda, ma per favore, ma lei l'ha letta mai la Bibbia? Lei l'ha mai letta la Bibbia? Ma neanche per sogno. Allora che cazzo mi viene a proporre la definizione di Papa? No, io ti dico... per forza dire che il Papa è pura spiritualità e non un uomo se non hai mai letto la Bibbia. Scusate, ma il Papa è la figura più vicina a Gesù Cristo, sì o no? Dio, sì. La razza rimane comunque umana, non è Rottweiler. Ho capito, ma ora abbiamo parlato di infallibilità del Papa e tutto, cioè avete parlato voi. Allora, poi diciamo un'altra cosa, allora. Diciamo un'altra cosa, vai. Parliamo di altro. Vai. Ne parlo subito. Beh, vai. Allora, il Papa ha rotto i coglioni, allora parliamo in generale, la religione. Cosa ne pensate, vai? La cambiamo tema, bro. Dai, non è serata. Allora, dai, non ha niente. Ciao. Questa persona comunque è molto turbata spiritualmente, sì. Però non sapevo. E vince da... Allora, mo passiamo a un altro argomento molto più importante con Erfattone. Erfattone, dica. Erfattone avrà sicuramente un'argomentazione potente. Molto interessante. Erfattone? Con calma. E poi è veramente lui, perché riconosco l'avatar. No, ma... Esci, ma... Ma esci un attimo. Ma che fa? Ma che caccia via la mamma? Ma che fa? Oh bro, ci stai? Perché hai cacciato fuori mia madre? Che te devi fare, un cannone? Regà. Guarda, ci sei. Non dare botte al mic. Ci sei. Ah, ci sto. Funziona tutto. Ma che te stai a fare, una bomba? Ora, lei ha avuto 5 minuti per capire dove si trova. Spero che adesso ha una domanda. Greve, zì. Greve. Ma deve essere una bomba, zì. Io ho una domanda. Dimmi un attimo, zì. Non metti in difficoltà. Che no, cosa vabbè, bevono, per goliardia. Ma che è ormai? Pilo. Dimmi un po'. No, perché, regà, non ci sto a capire in casa. Ma nemmeno ne so accorto, zì. Vai con la domanda, zì. Don B. Mi dica, cioè, ok. Non vedo possesso, Giorgia Meloni. Andate. No, mi dica, non ho sentito bene, ho sentito solo Giorgia Meloni. Che ne pensi di Giorgia Meloni? Allora, a me piace per svariati motivi in cui ho già detto nella live, in cui la prima live che ho fatto col Cerbero. A me è sempre una delle poche persone con cui si può anche scherzare, per dirti. Ci sono partiti che anche se fai qualcosa di anche più lieve, anche un po' di battute, un po' di sarcasmo, spesso vengono denunciati. Invece almeno la Meloni, affinché c'è satira, che è accettabile, perché la satira non è che tu fai un disegno in cui prendi la testa di Meloni o di un altro politico e la metti in mano a una persona che scorge, vabbè. Avete capito? Quello non è stato. Non ho capito un cazzo. Comunque, politica non è un villaggio turistico. Ragazzi, scusate, dire. I sottotitoli a pagina 999 media video. Come al solito, lasciamo un attimo il fattone qui. Ci dai una mano come al solito con i tuoi interventi precisi. Allora, io metterei. Grave, sì. Sto qua da 2 ore. Dica, Giulietta, che però non è ovviamente una donna. Dica. Chi fu Parini? Te pareva Giulietta, dica la donna Giulia Baringo. Oh,
Parengolo, ammazzo Parengolo. No, mi dissocio. Ci dissociamo dalla grande. Mi dissocio pure io. No, ci dissociamo tutti. Credo un vito, perché non ho fatto la foto con Baiago? Volevo fare la foto con Baiago, ma se n'è andato più. Peccato. Le foto. Pipino il breve, dica. Autobiografico questo nome? Autobiografico? È molto breve? Eccomi. Chi è che ha parlato? Chi ha parlato? Ancora goliardico. Che cazzo ha parlato? Goliardico. Greve. Buonasera. Oh, canguro. Sono canguro goliardico. Dica. Greve. Pipino il greve. Dica. Chi ha la parola? Dica. Lei, canguro. Lei ha la parola, vada. Buonasera, amici miei. Come state? Sniff, stiamo. Sniff. Innanzitutto vorrei augurarvi un felice anno. Grazie anche a lei. Grazie anche a lei. Lei è il mio portafortuna. Tanto sesso in culo per evitare di far danno. Sniff. Con tanto un felice anno, con tanto sesso in culo per non far danno. Però scusa, forse non è il canguro, non è la stessa voce. Lei è un canguro fake. Bugalla top frenio, dica. No, ma non ci sente nemmeno. Dica. Bella regà. Asimo. Simone che? Ma che live state guardando? A banda dei tossici. Ma che live state a guardare? Non sono io, è il mio amico. Ma chi sono cura? Parla te, c'hai qualche dono? Io sto per mio agio con questi borgati. Sì. Fai la domanda. Avete mai partecipato a un'orgia? Porca oddio! No, zitto! Ma che fanno questi? Brava! Flame, secondo me tu sei il migliore dei tre. No, zitto devi stare! Zitto! Ma chi era sto francese che ha parlato? Ma quanti siete? Ma chi era sto francese? Siamo in 8, stiamo facendo un'orgia, voi l'avete mai fatta? No. Io no, per fortuna. Io sono vergine. Ma che cazzo stai a dire, coglione? Oh, ma i modi, cioè... Che? Ma... No, non ero io. Ma signorina no. Come Marra, lei si rivolge così, ma mi scusi. Non ero io, era... Mi perdoni per l'eloquenza del mio... Eloquenza? Vabbè, ma si è capito tutto, c'è cioè... eloquenza del cibone, cioè... Tutte queste giustificazioni, non ero io. Eri te che hai detto... No, sei te! Vabbè, ragazzi, restate qui a far cacciare. Ragazzi, no, voglio farvi una domanda. Ma no, lasciali. No, gli faccio una domanda al volo. Un attimo per scatenare un po' di casino. Ma noi? Ci siete? Sì. Dico, qual è la vostra gimmick nella vita, dico? La nostra gimmick? Qual è la vostra gimmick? Avete una gimmick? La nostra gimmick? La mia è Gesù, qual è la tua? La mia è scorre già sui pedestrian, quelli che mostrano. Vabbè, un attimo in City. Modificato, dica. Scus. Sinuette, dica. C'è un ciao, dica. Voi siete in tre, giusto? Beh, la prova contraria siamo con 5, però vabbè. No, dico al Cerbero. Al Cerbero? Quindi... No, non siamo. Siamo 4. Siamo 4 adesso. Quindi lo stipendio in teoria. Lo stipendio in 3 perché Zenzi è sfruttato. Quindi ognuno riceve il 33,3%. Sì. Complimenti per la logica. Top matematico, poi? E quel tre periodico come lo divide? In droga. No, mi dissocio. In droga. Facciamo i conti a fine mese e ci decidiamo anche l'ultimo centesimo poi alla fine. Sì. Va bene. Hai anche una domanda interessante? Don Vito. Mi dica. Sì, avevi raccontato che ti piaceva una cosplayer, giusto? Aspetta, ho sentito solo cosplay, mi ripeta. Ti piaceva una cosplay a te, giusto? Beh, diciamo di sì. Come è andata a finire con lei? No, vabbè, siamo rimasti su amici. Un po' di più. Ok. No, un po' di più alzalo, dico. Va bene, dai. Top intervento, sì, grazie mille. Sì. Allora, buttiamo fuori questo. Dovremmo essere presentati. Sì, aspetta, sì. Aspetta. Allora, vediamo un po'. Questo è buono. Ci stanno un po' d'abbonati nuovi. Dica. Buonasera. È andato via, è uscito. No, dica.
Salve. 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 Ti sente? Si aspetti che l'alzo un po' chirurgicamente, vada. Che è uscito, che ha fatto? È uscito. No, no, sta là. Lo sta. Volevo chiedermi una cosa. Che ne pensate del beatbox? Boh, non... Se fatto bene è bello. Grande intervento. Ha risposto un video per tutti. Avete mai sentito un po' di beatbox? Sì, certo. Sì. Tu la sai fare? Sì, vai. Però... No, vada, vada, si esibisca. Vada. C'è Bero Got Talent. Pulisca il microfono dopo. Arrivederci. Vabbè. Vabbè, bravo, bravo. Bravo, bravo. Fuori dai coglioni. Metti un po'. Metti un po'. No, no, questo l'abbiamo già messo. Questo. Bravo, bravo. Comunque, veramente molto bravo. Ma l'abbiamo già messo. Ma lei è già entrato. Sia sincero. Nel dubbio fuori. Cazzo. Si metti Don Flavio Flaviotos. Che cazzo è? Don, sì. Dica. Ma è sempre lui, ma sa. Pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera, vada caro. Faccio la domanda. Ah, me lo ricordo, lei è quello del trullo. Io so, sì, è sempre quello del trullo, so. Bravo, bravo, pure che c'è il cambio. Nome. Vada, vada. Ok. Un saluto a Don Viro. Addio. Ok. Allora, volevo fare una domanda a Marra un po' veloce. Vai. Ma il 17 sì. Viene pure la schiavetta del mistico o solo lui? La schiavetta. Mi dissocio da, sì, da, già, da questa definizione. La Melissa P dello schiavetto. No, anche sua. Come dissocio da chiamano? Questa definizione. Non lo so, non credo. Io ho invitato anche lei, però non credo venga. Comunque, se fosse, le porte da Cerbero House sono aperte per lei. Ah, ok, allora dai, posso andare. Dai, un saluto a tutti. Ciao, bro. Ciao. Bella Don Vito, bella Fattone. Ciao, ciao, bello. Ciao. Bello, sì. Ciao, grazie. Ciao. È una classe autogestita, proprio. Ormai abbiamo creato un universo più grosso di noi, ragazzi. Top Avenger. Comincio ad avere paura dei mostri che abbiamo creato. Alias, dica. Kama Sultan con l'immagine. Oh, ce l'ho fatta. Dica. Ecco. Marra, ma perché rosa? Perché rosa? Sì. Perché? Guarda, è un significato insomma molto criptico. Un capello profetico questo, eh? No, tu considera che la scelta cromatica, oddio, delle vaccine. Sono un gay. Ah, cazzo. Un gay. Ecco, appunto. Avete risposto per me. La scelta cromatica delle mie vaccine. Quindi ti sei ispirato ai tuoi amici omosessuali. Il prossimo. Per questo colore. Oddio. Però ma in realtà no. Sicuro? Sì, sì. No, lui si è ispirato a una live da un noto youtuber e twitcher italiano, gamer. Sì. Che anni fa ha profetizzato questa stessa identica capigliatura su un personaggio di un videogame. Ce l'abbiamo. E chi sarebbe? Ce l'abbiamo la diapositiva. Ma che gioco il contributo era, Dark Souls 2. Mm-hmm. E se lo vedete, dire, se lo vedete, lo so, è una cosa impressionante. Lo so, è il. Mo vado a trovare. Comunque, so io quale YouTube. Vabbè, basta così la spiegazione. Va bene, va bene, fra, tutto a posto. Cioè... tutto a posto. Ho capito le difficoltà. No, no, okay. Voi fate, ragazzi. No, perché veramente. Oh, già tanto che sono entrato. Beh, ma... già in onore. Sai che meglio se cerchi da cellulare, sì, sennò non potremmo fare entrare gente. Dove stanno i messaggi qua? E non ci sono, sì. Vado, cerco da cellulare. Vada. Intanto qua vediamo un po' chi. Ma il Fattone è vivo. Oh. Sei vivo. Aspetta. Fattone. Dimmi. No, tu dimmi. Au. No, tu. Jordan, secondo che non sei arrivato prima ai Bosca. Top fallimento della democrazia. Fermi tutti. Raga, impressionante. E quel video di Zeb è tipo di 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, una cosa incredibile. Top messia, Zeb. Assurdo, profeta. Andiamo qua, chi c'è? Burbottio. Buonasera. Buonasera a lei, vada.
Allora, intanto ho mutato la live, scusate. Allora, volevo sapere, sentì in una scorsa live di un po' di tempo fa che il signor Marra aveva uno strano rapporto con la città di Imperia. Essendo residente nella provincia di Imperia, vorrei sapere che cosa è successo, insomma. E che cazzo ne so io? Mo ce lo dice quando ha fatto i cazzi suoi. Scusate, era un messaggio che importante di un'amica. Scusami, fratello, puoi rispondere, puoi ripetere la domanda gentilmente? Se vuoi fai i cazzi tua, che hai fatto a Imperia? Che cosa ho fatto a Imperia? Con una e chi è? Cosa ho fatto a Imperia? Che cosa è successo? Cos'è? Una curiosità! Te lo faccio vedere subito cosa è successo. Dai, sì, rispondi serio. Sono serio! E se avete tempo! Sono serissimo, io non dico mai cazzate. Che? Mo' vi faccio vedere che ho fatto a Imperia. Barca scura. comunque barca... vi propongo viaggetto a Sanremo per febbraio. Hai live dal festival magari, no? Prova, esatto, dal festival. Greve. Magari non lo so, sì. Ma che è? Tornato Declin. Sei tornato Declin. Ma che ne è successo? Barca Scuraz, non so quanto può. Vabbè, ma è impossibile. È possibile che non trova. Vabbè, lo cerco. Barca Scuraz. Allora, fermi. Non questo. Allora, eccolo. Ho fatto questo, Imperia. Questo video qua, non questa pubblicità. Attenzione, io e Barca Scura siamo andati in luna di miele in questo posto bellissimo. Ok. Vado a pubblicità di Siamo già in video. Top annichilimento. Vabbè, praticamente, a parte le cazzate, abbiamo fatto questo video, anche altri, perché ci avevano commissionato un lavoro, cioè fare dei vlog per la città, a scopo di pubblicizzarla. Poi cosa è successo all'interno di quelle giornate, insomma, rimane nel privato. Queste sono cose private, ovviamente, sì, non ci vogliamo mica immettere. Sì. Beh, insomma, la sua domanda si voleva immettere. Lei voleva sapere con chi aveva scopato, non sei ipocrita. Ma perché mi hai fatto questa domanda? Fammi capire. Perché? No, perché io vivo in provincia di Imperia. Ma la conosci, quella persona? E che cosa hai saputo? No, niente, ho sentito delle voci, però diciamo voci, indirettamente. Indirettamente, ma non niente voci, ma niente, sentivo le solite cose, Marra si è scopato a quella, Marra ha fatto così, Marra ha fatto così, ma cioè, insomma, Marra, ma greve. Niente di preciso. Ma greve. Il fattore greve. Comunque perché io poi lo so chi è sta ragazza, però non posso di nulla, però se ci inviate più, 200 euro su Marra, comunque poi io abito più a Bordighera, che tu sai com'è fatta, è abbastanza lontana da Imperia, quindi non è... Va bene, comunque probabilmente le voci sono vere. Va bene, perfetto, allora poi dai, ti aspettiamo al Festival di Sanremo live IRL. Se mi invitate io vengo, sono stato pagato lautamente per fare quei lavori e sono venuto di corsa. E Marra ha anche una canzone pronta per il Festival di Sanremo, se non sbaglio. Sì. Insieme a Gio... Io lo propongo anche a voi, lo proposi l'anno scorso a altre persone. Se volete, vicino Sanremo vi metto a disposizione la casa per il Festival. Passare una notte là da lei? Grazie, sì, assolutamente. Basta che lei non è un cazzaro che poi ci dà buco. No, noi ci imbuchiamo, noi siamo dei clochard. Per massimo due persone, però uno se ne deve andare a fangù. E siamo tre, quindi faccio uno strappo alla regola. Va bene, ciao fratello, grazie. Mister Facete, dica. Buonasera. Buonasera, critica. È una citazione a domicilio. Allora, no, una critica non è la... Allora, prima di tutto, no, Mister Flame... Quello che nella live Discord con te, Dudubbi, ha fatto... A voi Facete? Ah, Facete era lui. Sì. Sì, ero io. Don Vito era Crescia. Crescia. Dica. Allora, prima di tutto, Crescia TV. Mister Flame, alzami il volume da Discord. Innanzitutto fatti i cazzi tuoi, faccio quello che vuoi. No, alzami il volume da Discord. Idiota. Fallo. Vai. Parla, fai la domanda. Ti piace Monster & Co? Sì, bello. Top film. Ma è divertente come... che so... Vabbè, non so come fare. Come? Vabbè, se non lo sa manco lei, com'è? Don Vito. Che è, Don Vito? No, aspetta. È divertente... No, è divertente come... Come cosa, Don Vito?
come i governi in questi istanti in Italia. Satira, top satira politica. Chi è questo? Pronto? Salve, buonasera. Allora, ho quattro domande. No, non sono un problema. È una rana, perché c'ha l'immagine della rana umanoide. Vabbè, dica. Vabbè, comunque, al di fuori, diciamo, ho quattro domande, vado? Vada. La prima, ok, vabbè, la prima l'ho fatta. Allora, la seconda volevo chiedere, in generale, comunque, non importa chi risponda, cosa ne pensate del turbocorporativismo cosmopolita neoliberista glamour fucsia, diciamo così, che sta prendendo piede in questa comunità? Io penso come se fosse Antonio. La seconda la terza domanda? Con scappellamento. Okay, la terza domanda, anche interessante. Top super cazzo. Terza domanda per Marra. È un po' tecnica, quindi vedi comunque se riesci a dare una risposta breve, se no skip. Multifrequenza o monofrequenza? Cosa ne pensi? Ma io alternerei entrambe le cose. Sinceramente. Sono d'accordo con te. Dipende poi dall'obiettivo, ovviamente. Però io ho visto molti. Non sono un fan accanito di nessuna delle due. No? Hai visto, ci sono proprio le scuole di pensiero. No, la monofrequenza è per fare massa. Bravo, che cazzo, io non comprendo. È tipo la gente che dice fate soltanto corpo libero, fate soltanto macchine. Ah sì, falli entrambi, no? Cioè devi fare un misto. Secondo me forza, misto. Per la fase di forza, da monofrequenza non si scappa, secondo me. Oddio, oddio, guarda, non sono d'accordo, perché c'è sta, mi pare, il workout di Schwarzenegger ai tempi, comunque, perché mo è un vecchietto. Sì, però non applicabile a una persona... Aspetta. Non dopata. Beh, ma se uno deve fare un concorso simile. Se bombano non ci può avere la stessa cosa che va in palestra per altri motivi. Schwarzenegger ai tempi non si bombava fino a prova contraria. Aspetta. Quando aveva 12 anni il campetto io, vabbè, cioè, posso dare la mela. C'erano altri di... Ok, fase di bombe, 17 anni. 16 anni. Vabbè, non so, cioè non mi pare che c'è pure qua scuola di pensiero. Uguale. Sì. Vabbè, però guarda, facciamo una cosa, fratelli. Dimmi per lui. Me sono molto interessanti queste domande, però non credo per la chat. Magari infatti, facciamole in una live dove rispondo alle domande fitness. E faccio un'ultima domandina, te volevo fare, volevo scrivere su Instagram, però dove cazzo hai comprato ste camicie? Troppo stile orientale, mi piacciono un botto. Guarda, bro, mi devi dire il sito. Anthony. No, raga, calcola, raga, abitiamo, tipo, abitiamo a un chilometro, io vado a scuola tipo accanto a lui, a Ostia. È lui, raga, è lui! Non sono lui! T'ha posto, Anthony, che dici? Grazie, ragazzi. Grande, bro. È un grande. E aspetta, le camicie, dimmi, guarda, tutto. Dipende, cioè, nel senso sito, che... cazzo c'hai? Bro, mi senti? Cazzo è che c'ho la live aperta? Devi mutare la live! Chi è che ha la live aperta? Muti la live! Allora, bro, muti la live! Bro, in realtà, cioè, io vedo una camicia pure a un mercatino. Okay. Roma, se mi ispira, la prendo. Ma spesso, guarda, queste camicette ce l'ha pure H&M, magari, però. Ce l'hanno tipo una ogni 5 mesi decente, capito? Quella che c'avevi oggi pomeriggio, che c'aveva tipo la zip col cerchio finale. Questa qua. Aspetta, devo riaprire la live. Fammi vedere. Sì, bravo, quella là. Questa qua non me la ricordo, me l'ha chiesto pure Gian, ce l'ho tipo da un anno e mezzo, non mi ricordo l'ho presa. Ma bellissima. Boh, c'è scritto un made in Portugal. Non ricordo, credo a un mercatino tipo dell'usato, boh. Porca troia, vabbè, ne ritrovo, vabbè, devo fare qualche ricerca. Sì, ma tu devi girare, vabbè, bro, gira per negozietti e... Vabbè, se no chiedo a Ghio, scusami, lui sa tutto. Lui sa tutto, cioè, nei luttati. Ma se te trasporta, lo trova prima di me. Sì, te la porta pure a casa, capito, altro che... Oh, infatti... Se fa paganza. Vabbè, ma quando vieni al Cerbero, bro? Fatemi sapere. A Carcola ti avevo scritto. Teoricamente il mio contatto ce l'hai su Instagram. E stavo mandando tipo le foto delle carte degli Yu-Gi-Oh! Con scritto spade mistificatrici. Oddio. Che mi facevano troppo tagliare. Ah, non ci avevo fatto caso, bro. Ma qual è Anthony lei? Perché ha sentito di Francesco? Sì, sono proprio io, signor Don Vito, mi dica. Buongiorno, Don Vito. No, ho detto che vuole un selfie. Scrivimi dal profilo. Si è risvegliato dalla sua palude. Scrivimi dal profilo principale. Del Cerbero, dai. Ci Mister Marra? Ciao, bro. Sì, pure Mister Marra, uguale. Così ci mettiamo d'accordo. Ma chi è questo? Questo qua ti vuole fare una critica seria. Vieni. Buonasera. Buonasera. Sto qua per te. Allora, la premessa è... La critica a Marra si sviluppa partendo da dei complimenti per alcune live che tiene da solo, e
che gestisce molto bene grazie alla sua parlantina e che riesce a intrattenere e a far passare anche ore di live molto bene. La questione è questa sua parlantina è sofistica. Sì, sofistica, viene, va bene. Sì, la critica è qui che quando si trattano di temi molto leggeri la tua sofistica va molto bene, diciamo, perché non sbagli con errori logici. Mm-hmm. Quando si iniziano invece a trattare temi più pesanti, anche a livello magari filosofico, politico, sì. Questo, esce il fatto che la tua è sofistica e non fammi un po' vera critica. Può essere, fammi degli esempi. Sei un mistificatore, zio. No, è la realtà. Fammi degli esempi, può essere. Asciugamano in testa. Esempi anche quando era venuto quello di geopolitica. Mm-hmm. E che te ne sei uscito con la destra in Italia non esiste. La destra in Italia non esiste per me. Ma da quanto? Tu hai detto da sempre. In verità è falso. Ad esempio, ma non è che dobbiamo tornare a Cavour, intendo ovviamente. No, da Cavour. Tempi recenti, Movimento Sociale Italiano. Sì, va bene, ok. Quello non è stata la destra sociale. Da quella in poi non c'è un cazzo, però. No. Vabbè, certo, non è che mi sono preso gli appunti di ogni minima cazzata. Però non cosa. È sofismo, semmai è un errore. No, la mia critica è che molte volte tu gestisci l'arte della sofistica che hai e che ti riesce a fare a tirar fuori delle buone live sì. Bello, però ha ragione con 2G ha ragione cazzo ok vai però appunto molte volte usi questa sofistica a tuo vantaggio per argomentare quando in verità argomenti in modo sbagliato anche a livello però, logico. Ma sbaglio pure io, che ti devo dire, però non è un discorso di sofismo, cioè io dico le mie cose. Che cosa intendi poi per sofismo? Per sofismo intendo che magari il tuo saper parlare egregiamente, diciamo, e saper comporre un discorso, molte volte lo usi a tuo vantaggio per dire un concetto che in verità la tua cultura non ha preso. Ma che ti devo fare? Cioè, nel senso, io non posso sapere tutto, no? È giusto. Quando magari non so delle cose, o lo dico subito, oppure cerco di utilizzare la logica. Poi posso sbagliare, che ti devo dire? Ci sta. Però non è ma infatti cioè, il sofismo, sai qual è il discorso? È come se io volessi utilizzare la parlantina, come la definisci tu, per qualche scopo, anche negativo. No, ma infatti cerco di argomentare con la logica, con le informazioni che ho, molte volte sbaglio, come tutti. Ma infatti la mia critica è comunque che l'apprezzo perché ti riesci a far tenere su delle buone live, poi insomma, anche per porre dei dubbi, cioè semplicemente, no? È comunque meglio che io dica la mia utilizzando il pensiero logico piuttosto che non lo so. Sì, sì, piuttosto che fare come piuttosto che fare come Flame, ad esempio, ecco. Sì, quello è meglio sicuramente. No, intendevo che anche i miei errori, ok, possono permettere o all'ospite o a voi chat, come stai facendo in questo momento, di contraddirmi, quindi va bene. Però non lo faccio per ottenere qualcosa, capito? A volte potrebbe apparire che la usi per portare il discorso dalla tua parte e dalla tua ragione. Potrebbe, molte volte mi è sembrato. Però questo esempio che hai fatto tu, no, perché in realtà lì non è che stavamo in conflitto con parlare geopolitica. C'era una discussione molto pacata. Io semplicemente ho detto la mia per quanto riguarda la destra. Non è che non stavamo avendo un dibattito, capito? No, sì, quella, cioè, quella cosa ci può stare, come dici tu, nel momento in cui io sono in conflitto dialettico con un'altra persona e utilizzo quella che tu definisci arte sofistica. Però, cioè, fammi esempi in cui ho barato, tra virgolette. Li dovrei cercare perché attualmente non me li so scritti, non me li so preparati. No, però vabbè, è oggettivo che tu sai usare bene la sofistica, è oggettivo e parlano le live, però a volte a me è sembrato questo, ma comunque è una critica non pesante, non la vedo così. L'accetto, bro. Anzi, è proprio grazie a quest'arte sofistica e maneggi che riesci davvero a tenere delle live anche 2-3 ore da solo
E poi ecco, purtroppo ti manca la vena comica, i tempi comici che fortunatamente ce l'ha. Beh, ma se, ma c'è Gianluca, c'è Gianluca, c'è Simone. Purtroppo Gianluca, Gianluca e Simone per questo. Vabbè, sì, sì, sì. Vabbè, Mr. Flame, ci sarebbero ore da criticarlo. Vai, parla, stai qua. Vai, a, me tanto, ma a me tanto non me ne frega un cazzo, quindi io le accetto molto volentieri. È come spara sulla Croce Rossa, nel vai, senso. Vai, parti, dai, che stiamo a fare? Vai. No. Allora, non c'ho nulla contro lui, non lo seguo quando fa le live da solo, i video da solo. L'unica cosa che... cioè, quindi posso parlare solo di live quando siete tutti e tre, o in due. E beh, quando è presente pure Mr. Flame, oltre che... cioè, secondo me il trio funziona solo perché c'è Marra e Tutubi. Marra dai contenuti, l'arte sofistica. Quindi io 400k iscritti me li so comprati. Ma io uno aspetta, quando si parla di gusti, può essere... No. Ma io accetto i tuoi gusti. Fammi finire il discorso. 400k su YouTube. Senza delle argomentazioni è un po' da depensante. Allora, qui stiamo parlando uno del Cerbero, non dei 400k dei ragazzi. Ma il Cerbero funziona pure quando sto solo, funziona pure quando sto in coppia. Ma non è detto, perché il Cerbero, gusti, no, il Cerbero ha una nomea anche grazie a Tutubi, certo, e a Marra, e te hai anche parte del loro pubblico che ti segue, perché parte seguono del loro anche pubblico, loro. Il pubblico del Cerbero, guarda che tu stai parlando di gusti, tu dici che non ti guardi le mie live da solo perché non ti piaccio, però ci sono altre 1000+ persone che se le guardano volentieri, e ci sta, eh. Ci sta tranquillamente. Ma infatti io, la mia critica... Quelli che dicono che non mi piace Tizio, che non mi piace Caio. Legittimo. Ma io infatti non sto parlando dei miei gusti, io non te seguirei mai. Quello che sto dicendo io è che il trio funziona principalmente grazie a Marra e Tutubi. Marra, come ho detto, ha l'arte contenutistica del saper parlare e porta avanti il live in modo serio. Gli manca la vena comica e i tempi comici che fortunatamente ha tutto quel genio di Tutubo. Di Simone, e insieme infatti riescono a fare delle live cioè perfette, cioè i tempi comici sempre azzeccati, quando c'è da parlare seriamente Marra lo fa, e hanno tempi anche da radio, quelli che non c'è te, cioè, ma è oggettivo, cioè nel senso non sto non è tanto oggettivo, per me sì, ho fatto una marea di live da solo, per me sì, e non solo, senza tempi morti. Poi se per te quello... Simone è genio e io sono un coglione, lo accetto volentieri. Vabbè. Però insomma, mo non facciamo passare la tua idea come la verità assoluta, perché non sei un cazzo di nessuno. Scusa, però no, ma certo, però quello che voglio dire è che tu devi ammettere però di non avere tempi comici buoni, come non devi ammettere di non avere una buona parlantina, tempi da radio. Cioè, ogni volta che si fa qualche discorso, qualche ragionamento, te ne esce sempre a cazzo. Non so se te ne sei accorto. Dipende dal tipo di live. Ci sono live dove mi sono messo in gioco, dove non sapevo delle cose e ci sono stato più che volentieri. Che poi non ho portato delle argomentazioni valide, quello è un altro discorso. Però di che non ho tempi comici e altre cose, te lo ripeto, è una tua idea che hai tu, e altra tanta gente la pensa diversamente. Sì, ognuno ha le idee. Attaccare ai gusti, attaccarsi ai gusti è un po' una cazzata. Per me non so gusti, perché ripeto, sto facendo un'analisi più critica e oggettiva possibile, senza perché insomma, non è che è tanto oggettiva. È oggettivo che tu quando intervieni sempre senza tempi radiofonici, intervieni sempre, sei ogni volta che intervieni sei pesante da ascoltare, mentre Marra riesce subito a... Guarda che io ti do ragione su quello che dici su delle live, ma ci sta, ma io preferisco molto di più, te lo ti mancano ripeto. I tempi sofistici. Ma io poi, ma poi dimmi pure te quello che pensi, cioè io comunque mi metto in gioco su delle live e so che a volte non so preparate. Però di in generale queste cose, secondo me, è una grandissima cazzata. Poi tu stesso hai detto che non ti guardi le live mie, quindi come puoi dare... No, ma io le live solo tue. Conosci. Cioè, giusto. Questa è la cosa che a me sfugge, no? Cioè, tu parli di me, io parlo, però non vedi le live dove il contenuto è 100% mio. Non hai capito, io ho detto fin dall'inizio, parlo delle live con gli altri, parlo delle live quando ci sono anche gli altri, e in queste live
tu non, cioè sei da prendere e da buttare fuori casa. Cioè, non puoi far passare questa oggettività, perché questo è chiaramente un tuo parere, quindi è soggettivo al massimo. Ah, è un parere mio? No, perché gli errori c'è stanno. Basta che leggi la chat, basta che leggi la chat, c'è sta chi dice quello che dici tu e chi dice tutto il contrario, quindi è palesemente soggettivo, scusa. Vabbè, ma è ovvio che se zero persone gli piace Flame non avrebbe manco il seguito che c'ha su YouTube come sul Cerbero. Quindi semplicemente è una tua opinione rispettabilissima, però non è un dato oggettivo, scusa. Per me è un dato oggettivo che lui... Non esiste l'oggettivo. Aspetta, per me, l'oggettivo è assoluto. Quali sono i dati oggettivi secondo te? Elencali. Allora, i dati oggettivi sono... Flame non è in grado tutto attaccato. I dati oggettivi sono le mille falle che ha avuto quando intervistavate gente, tipo ad esempio con quello... Allora, penso nelle ultime tutte l'ha sbagliate. Quello di Casa Pound che se n'è uscito vergognosamente. Vabbè, io ho fatto una live di merda e ci sta. Ma sono tutte così. Cioè, non è che l'hai fatto. Cioè, le ultime, soprattutto, sono piene di questi errori che te ne esce a cazzo. Cioè, vabbè, è oggettivo che te ne esce. Le devo andare a riprendere tutte, cioè, andare riprende, senso... Guarda, dai, ma per esempio, non sai neanche i titoli, ma non posso dire una cosa? Tu stai andando sulle preparo tutte le cose. Dimmi, becchi la live di merda, di pure quella con Marco Ripà. Ma che vuol dire? Ma mica siamo infallibili, te non sono il Papa. No, ma cioè, te ne hai capito, io non sto... Ma certo, ma nessuno pretende che tu sei Dio del tenere la live. Quello che sto a dire è che, secondo me, tutto il lavoro che ha portato il Cerbero ai livelli che ha è tutto dovuto a, in primis, quello è fattuale, a Tutubi e a Mar, perché loro due riescono veramente a intrattenere in una maniera pazzesca, ma e si completano. È sempre soggettivo, cioè rientriamo l'oggettivo, cioè dov'è? Tu poi per esempio hai detto le ultime live, per esempio quello di Conoscitore Italiano, io posso testimoniare che per la live del Conoscitore Italiano lui si è messo tutta la notte, infatti mi ha rotto pure il cazzo con i volumi, a vedere i video. Ma in concreto o in astratto? In concreto. Ma io non ti dimostra, guarda, io non voglio far cambiare gusti a nessuno. Il fatto che spesso e volentieri si venga a creare questa cosa di Flame anello debole, Flame hai fatto una figura di merda. Guarda, io sono la prima critica di Gianluca, quando c'è stata la live con il militante di Casa Pound, io gli ho detto, io capisco perfettamente tu in quel momento che cosa pensavi, cioè ti eri perso al nulla, ma facevi più bella figura. Davanti a te, Davide, l'ho detto, no? Ho detto, facevi più bella figura di richiedere la domanda piuttosto che uscirtene così, perché poi la gente, è normale che ti blasta, io stesso ho cringiato, però poi con le live successive che è venuto Conoscitore Italiano, a stessa cosa, Flame se interviene in maniera inappropriata, così, quando poi io sapevo che si era fatto un block notice con delle riflessioni, addirittura lui mi diceva, ma cosa ne pensi? Vabbè, io non ho detto nulla perché mi faceva cringiare, non è una persona che stimo. Che stai accusando, posso parlare? Pazienza, che ce lo fa? Tu, Anna, stai sostenendo che io sto a dire che Flame non si impegna, io quello non lo posso sapere, anzi magari è il primo che si impegna e magari si impegna più di Marra e di Tutu. Io ho preparato il live. Io ormai sono avanti. Ma infatti, io proprio perché volevo fare infatti l'arte dell'improvvisazione è la migliore poi nelle live. Ma tu te ne intendi di arti, no? Arte sofistica, arte di anni che mi baso sull'improvvisazione. Però il fatto è che non sto dicendo tu non ti impegni per migliorare, per cercare. Aspetta, fammi sentire però. Sentiamo che dice. Posso parlare? Posso parlare? Sono due che parlo. No, perché mi interrompete. Io sto dicendo che non che non ti impegni, anzi magari sei il primo a impegnarti e che vuoi migliorare e tutto quanto. E il fatto è che non ci riesci, cioè non tutti sono portati per fare determinate cose, ma come Marra magari su YouTube non sa fare video, vero, e non c'ha tempi da YouTube, tu non c'hai tempi da live, non hai tempi radiofonici, cioè non riesci a mettere quella cosa in più, mentre magari riesci molto meglio su YouTube, che tra l'altro è la piattaforma dove sei diventato famoso e che io però non seguo e quindi te posso giudicare. Posso dire una cosa? Io so che ho fatto una marea di live da solo dove non c'era un secondo di stop
e ne vado fiero di quello che faccio e sono contento di quello che faccio. Se poi c'è tutto quanto sto sì, ma non mi stai a risposte, non mi stai a risposte, la risposta è ok, ami quello sì, che vabbè, fai, bravo, quindi e poi non mi fa parlare a me. Ma stai non lo vedi, stai risponde senza senso a quello che sto a Dio. Che ma difesa no. È? Io amo quello che faccio, io c'ho se seguito, fini, ciao. Posso finire di parlare. Finisci, vai. Vai. A me poi dispiace pure mettere il muto alla gente, e poi dicono censuri non censuri. Però mi dovete pure far finire un discorso, no? No, vai, parla, va. Se vuoi parlare solo te, parla. No, non è che voglio parlare solo io. Ha sempre ragione. Nel momento in cui faccio una critica, vorrei che mi rispondessi alla critica, non che però io allora, se allora, c'ho seguito faccio proprio, i soldi. Poni la lo maniera sai, proprio precisa. Sai, critica precisa, come... risposta precisa, vai. Oh, ma l'ho fatta fino a mo' che... Cioè, quello che dovevo dire l'ho detto, non è che mi metta a ripetere. La questione è questa, è che Flame ogni volta poi che uno lo critica, dice sempre, ah, però io allora, alzo pure parecchi soldi al mese, io c'ho allora, tanto seguito. Cioè, lui più volte ha risposto così, che è proprio... Cioè, vergognosa come risposta. Ma guarda, quando si parla di cose serie, io rispondo serio. Se quelle là sono cose che ho detto in live guliarniche. Ma ogni volta, e succede molto spesso, guarda che io dei tre, sono quello più odiato, sono quello con più critiche, sono quello dove ho più gente addosso, e ogni volta che è entrato qualcuno come te, che parla serio, a prescindere che io non sia d'accordo o meno, io ho sempre risposto serio nel merito. Io ti posso dire una cosa. A me non piace stare in una comfort zone. Io sono una persona che si mette sempre a rischio, perché comunque là sono live dove io mi metto a rischio, ok? Perché per me poi c'è un margine di miglioramento che a parer mio c'è stato, poi tutto quanto questo odio che c'è sta da parte di molta gente, la guarda io non trova, non perché io non è per che mi posso far battere dalle una persona dalle che non conosco e che manco seguo personalmente, quindi quello che posso dire è veramente quello che osservo e che sento seguendo le vostre live. Ma finisco con un'ultima cosa, no? Che molte volte vedete dicono l'anello debole, buttatelo fuori. Vabbè, ormai io dico chi dice anello debole 1% non sono manco più originale, sapessi a me quanto cazzo me ne sbatte il cazzo, che tanto sono quelle cose. Vabbè, facciamo finire anello debole cosa. A lui, Simone Bucco. Quello che voglio dire è che spero siate d'accordo, è che il Cerbero era un'idea di Simone e quindi rimaneva solo idea, che si è concretizzata grazie alla sua scelta di scegliere Marra e Flame. Era un'idea di Simone quando, scusami? In realtà tu non sei un cazzo. Aspetta, questo, su questa cosa quando? Intervengo un attimo. Però questa idea si è concretizzata ed è diventata ora il Cerbero, una cosa secondo me anche superiore a Simone, Marra... E dei tempi comici pazzeschi che ha Simone, che cioè, è veramente bravissimo a mettere la sua comicità nelle live. Ma ora, secondo me, voi dovreste fare sempre il bene del Cerbero, che non siete più voi. Questo vorrei sottolinearlo, cioè l'idea si è concretizzata e dovete fare sempre il bene di una cosa superiore a voi. Quindi... che va anche oltre una ipotetica amicizia con Flame. E Flame dovrebbe allora, anche, io cerco. Anche sapersi... Scusami un attimo, a me sembra che tu sia molto di parte propendente verso Simone. Entra una e lì persona è che farebbe i bocchini a Simone, perché esatto. Tu prima hai detto che è un genio. Palesemente ti faccio schifo, vabbè. Ma io non voglio che questa passi vabbè, come okay. Vuoi dire tu, come una cosa oggettiva, perché io voglio stare calmo, ma tu non ti puoi permettere, ma no verso di me, proprio in generale, è come se io arrivo, sono un lecchino di uno di una band e dico ma l'altro non capisce un cazzo, l'altro è un coglione, ci sta, però ti posso dire una cosa, se tutti la pensavano come te, io non stavo qui. È un vabbè. Dato oggettivo. Ma io non ne faccio carico. Mi fai parlare. Ti dico carico dell'odio che la gente porta verso di me. Sai, a me questo che mi ha portato una crescita personale, tante rotture di coglioni, tante,
io mi sto dedicando 90% al Cerbero e 10% al mio canale, perché sono una persona tosta di testa, e a me quelli come te sono quelli che mi danno la carica per fare di meglio. Ma te lo ripeto, io non accetto che entra una persona di tu non hai tempi comici, non sei buono, non sei adatto, è la verità, questa è la tua idea, e ti ci sciacqui il culo. Eh no, perché questa parlano le live. Infatti, ho fatto un sacco di live, ma non che a mio parere, che sono state apprezzate da tanta gente. Sì, che porti i giocattoli, porti i giochini stupidi di Minecraft. Che porti Minecraft, quelle sono live. Ma vale Minecraft, ma affanculo, ho fatto 3000 live da solo. Posso dire una cosa, poi voglio lasciare la parola a Anna. Una cosa importante vorrei dire. E il fattone che ne pensa a tutto questo? Che ne pensi, bro? Che ne penso? Ma si era addormentato, fattone? No, una battuta, sì. Io poi alzo i toni e passo dalla parte del torto, ciao. Però poi mi rompo pure i coglioni. No, un attimo solo, una battuta del fattone. Che ne penso? Che, non lo so, sta un po' troppo seriamente, te, cioè. Una grazie, cosa fattone. Anna, dici. No, è niente, non... No, è prima, volevi intervenire, parli. No, volevo dire pure che non è che difendo Simone, perché se c'era anche lui, ho anche delle critiche per lui, ovviamente, però è un dato oggettivo. Un dato oggettivo? Ma che cos'è oggettivo? Sì, allora, definiscimi oggettivo. Lo sto dicendo apposta. Definiscimi tranquilla. Oggettivo. Che cos'è il dato oggettivo? Il dato oggettivo è che il Cerbero sia ancora composto da tre teste, quindi oggettivamente fanno parte tutti e tre di questo progetto. No? Questo è oggettivo. Oh, ma come cazzo li ammetti? Siamo quattro! Ah, è vero, comunque Zenzi, comunque, scusa. Quando sarete io parlo molto in chat, veramente offende a buffo. Penso che quando voi sarete un po' più grandi potete iniziare a capire un po' di cosette. Posso dire sono che grande chiunque, abbastanza per poter capire. Facciamo finire Anna un attimo. Censura, vai Anna, No, no, volevo sapere per lui che cos'è l'oggettivo? Cioè la definizione di oggettività, cos'è oggettivo? La definizione di oggettività è in questo caso quello che... No, in generale, non in questo caso. Vabbè, in generale, che ne so, a livello scientifico, che più esperimenti ti portano a un risultato univoco. Ecco, cioè è oggettivo che se su 200 live... con tutti e tre Flame ne accanna 150, ma accanna allora aspetta tua, però accanna sempre secondo i tuoi gusti. Allora io ho sentito comunque il risucchio dell'allecchino proprio così verso Simone. No, cioè, ma guarda che ci sta, abbiamo detto contemporaneamente gente, tutti e tre la stessa cosa. Se tutta la gente che stava contro di me, per esempio, stava io ti avrei voluto vedere a te a posto mio. che poi sia oggettivo che Marra abbia un'ottima dialettica. Simone ha Simone ha un ha buoni tempi comici, grandi outfit e soprattutto grandi outfit. Ha sicuramente tantissime altre capacità che secondo me non riesce nemmeno a mostrare in toto durante le live, perché lui è anche un ottimo musicista, quindi va bene. Ma Gianluca che si ha delle pecche sicuramente, cioè io ha delle pecche sicuramente, ma ha anche dei meriti. Ha anche dei meriti. No, ma io non c'ho nessun merito. Io non so io perché prima di tutto comici, prima di tutto è insieme a Marra è uno dei due, perché dei due che fa live ma da io solo. Ho detto che non ha meriti delle Flame. Live da solo ho e guarda che è molto difficile Flame. Anche lì ci vogliono delle capacità assurde a stare lì un'ora e mezza a due ore ad intrattenere un determinato pubblico. Ma io comunque ha qualche idea, cerca qualche argomento, si mette alla prova. Non c'è bisogno di tutte quante cose. No, ma io ho detto che non ha meriti Flame. Scusami, va bene che lui non ha visto le mie live da solo, però parla del mio intero lui parla delle live in cui cioè Flame è ovvio che ha dei meriti per allora non è oggettivo. Allora scusami, se è oggettivo che Flame non sia adatto e capace a questa trasmissione, come puoi dire che ha dei meriti? Hai detto che è oggettivo. Contraddicendo un attimo da solo. Guarda, se dopo tutto sto tempo che il Cerbero è aperto non avesse avuto manco il merito di aver fatto qualche meme o di qualche live buona, cioè penso cacciavano direttamente Marra e Simone, cioè
Ma è ovvio che sta dicendo ancora Marre e Simone? Ma poteva essere pure Marre e Flemme che potevano canciare Simone. Viceversa Simone con Gianluca. Cioè, no, non hai quello... basta, ma parlate Flemme, ma che devo parlare? Ma stiamo a parlare di Flemme perché a te Flemme è quello che piace di meno. Ma ripeto, quello ma è un gusto, no, è un dato soggettivo, non è oggettivo. L'oggettivo comunque comprende Flemme in questa trasmissione, in questo progetto. Posso... mi sa, qua stiamo a capifischi per fiaschi. No, a parte che hai dato... io posso andare avanti così per altre 4 ore. Io voglio sfidare la gente quando è che si romperà il cazzo. A parte che quando c'è da dare osso a me la aspetta, top, aspetta, top aspetta, contenuto. Aspetta, in no? Che senso fischi per fiaschi? Audia una persona. No, nel senso, vabbè. Prima dice, ma perché sempre Marra e Simone? Ma stiamo a criticare Flemme. Io sto dicendo, non ho mai detto che Flemme non ha meriti da quando è stato aperto il Cerbero fino ad oggi. Io ho detto che semplicemente... Flemme è quello che ha contribuito di meno alla crescita e in che modo ha contribuito meno? Vabbè. Ha contribuito meno, ad esempio, nelle live in tre, nelle live molto importanti, magari con ospiti con molto hype. Ma perché quelle erano importanti per te, però magari per qualcuno è più importante una cosa scialla, singola, così para un po' più qualcosa è divertito guardando quello dell'intervento di Gianluca. E Flemme non viene, a Flemme non c'è, Flemme qua, Flemme là. Cioè io, vabbè, tanto te vado a ripetere le stesse cose, ma non vi siete o tutti al cazzo da posso dire una cosa? Posso dire una cosa, Gianlu? Guarda, io dico, anche così mettiamo anche un punto, anche perché poi anche ingiusto nei confronti degli altri, magari vogliono dire a loro. Esatto, comunque tu esatto. Hai argomentato bene, la tua opinione è rispettabile quanto quella di chiunque altro. No, io l'ho altro, lasciato quindi... giusto perché è stato l'unico che ci ha un po'... No, si è espresso in toni lo sapete perché ho voluto, io non sono mai entrato... Dare del sofista è un'offesa, è un termine negativo, prostituti della sapienza. L'ha usato un po' in maniera decontestualizzata. Lo so, ma infatti però... Ma io come sono entrato? Io sono entrato... No, perché io sono entrato dicendo critica a Marra, ovvero che molte volte usava la sua arte del parlare in modo sofistico. Ma io ti ho risposto che diciamo che non lo faccio con intento negativo. Esatto, però ma ci può stare che certe volte dico delle cazzate. E questa era una cosa, critica... aspetta, nel merito del discorso di Gianluca. Io parlo io perché sono almeno coinvolto. Parlo io perché sono almeno coinvolto in questa situazione. Magari se parlando è più coinvolta, io non faccio parte del Cerbero. Come non sei coinvolta quando parli di me? Beh, quando parlo di te perché sei ragazzo mio, però lui sta criticando lui, quindi il nostro amore non c'entra. Aspetta un secondo. Io penso che anche se la tua opinione è stata espressa in toni umani ed è rispettabile quanto quella di chiunque altro, io ti dico, da persona che ha lavorato in gruppo, in gruppi musicali, ha lavorato in team di lavoro, da esterno, e tu non sapendo tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, la cosa più violenta e cattiva che puoi fare, anche se non lo stai facendo per cattiveria, però è una cosa che poi risulta cattiva, è andare da queste persone che stanno lavorando in gruppo e dire... Tu dovresti smettere di fare quello che stai facendo, quello che ti porta avanti nella vita. È proprio l'opinione più violenta che potresti esprimere. Tu magari puoi dare un consiglio, ma dire tu dovresti smettere, dire agli altri dovresti mandarlo via, anche se è soltanto una tua opinione. Fidati che dall'altra parte è percepita in maniera però, un gesto di violenza. Guarda, se fosse fatto nei tuoi confronti, tu la prenderesti molto male, fidati. Delle critiche. Okay, però un sacco di cose con cattiveria super gratuita. Voglio concludere dicendo perché che... è una persona che dovrebbe essere cacciata via, di una persona che non c'ha tempi comici, che è inutile, che sta lì così, che non ha meriti su un progetto che è esploso così tanto non sapendo le cose. Anche perché non sai tutto quello che viene fatto al di fuori della live. Ma io ti ho risposto nel merito delle cose, però se poi tu vai con intento distruttivo è normale che io non posso tenere i toni bassi, no? Vabbè, voglio concludere rispondendo che uno non ho, ripeto, voglio continuare a insistere, non ho detto che tu non hai fatto niente, non hai meriti da quando è stato aperto il Cerbero fino ad oggi. Due, dicendo a Jordan che è vero, magari cioè le critiche magari fatte bene e sensate possono far male, però è pure vero che Smetti di fare quello che stai facendo. Cioè, se una persona fa un lavoro o ha una passione, digli smetti, non è mai una critica. Cioè, è sempre soltanto un gesto di violenza pura. A me è stato fatto tante volte perché io, per arrivare nel modesto posto che sono arrivato, che poi non è niente di che, io ho dovuto sopportare fin da ragazzino persone che mi hanno detto smetti, non sei tagliato, a canna. Ho sentito una frase molto semplice ma bellissima. Però il vero salto in avanti, voglio dire questa cosa importante: una persona che dice a un'altra non sei bravo a fare questa cosa, smetti, e l'altra che risponde ma se smetto non sarò mai bravo. Esatto, perché tu devi riconoscere, questo è fuori di dubbio, perché io comunque
seguendo loro al di fuori di Twitch su YouTube da tanto tempo, tu non puoi negare la crescita enorme che ha fatto in termini di dialettica, di argomentazione, Gianluca. E lui è il primo che si mette in gioco, poi non è che c'ha bisogno del, infatti, del difensore, né di me, né di Anna, né di Mara. No, ma io, non voglio che nessuno questo mi... gli fa un onore. Quello, io voglio sentire la vostra, come faccio sempre. Io mi esprimo perché voglio sapere pure che ne pensano gli io altri. Io mi esprimo su, ma sui toni. Io devo solamente basarmi sulla gente che neanche sub, che viene qui a fare il control C. No, ecco, io questo volevo... Diciamo una cosa, Gianluca. Ma quella per me questo lo volevo... Questo lo dire. Aspetta un attimo, queste live servono pure a questo, no? Sennò, giustamente... Io preferisco comunque qualcuno che è più che è più critico. Quello che posso dire io, che posso dirti io, ho detto tre anni. No, appunto dico, però quindi va bene. Giustamente, però, Jordan ha detto: un conto è fare una critica, un conto dire smetti. C'è una bella differenza. Al di là di quello, Volevo... al di là di quello, però, quello che posso dire io è che comunque. No, ma ha detto che dovreste andare contro l'amicizia, al di là dell'amicizia, a vedere il punto professionale. Tu sei rimangiato un sacco di cose quando sono arrivate le argomentazioni. Allora, quando hai sentito le cose che sono state dette da noi, poi hai ricambiato, ma tu inizialmente hai detto delle cazzate allucinanti, oltre le critiche. Che accetto anche, che ti approvo pure su in alcuni casi. Hai detto un sacco di cose che so pari alle cazzate che scrivono i bambini su YouTube. Cioè, va bene, però lasciate fuori, non hai meriti. Ma non hai capito. Io dico che le migliori aziende devono saper buttare fuori, anche andando oltre l'amicizia, chi è ritenuto un debole per il progetto dell'azienda. È ritenuto indebole per te, ricordiamo questo, per te. Flame in realtà non è un debole, Flame è un grande, come tutti quelli del cerbo, sia Mara, sia pure YouTube, tutte e tre fanno il cerbo. Flame è allo stesso livello di Mara e di YouTube, punto, basta. Io spero che le persone compreranno con le magliette, perché è lo debole 1%. Io spero che te la comprerai pure tu e che gli darai un bel bacino. Ma c'ho altro da fare nella vita e comprare la maglietta di Flame. Però vabbè, ti comprerai quella di YouTube, ma te ne farai pure le pizze. Ripeto, io sono voluto entrare per esporre una critica, appunto, Marra, perché non se ne fanno tante, e questa mi sembra, dopo aver visto parecchie live, vi seguo da tanto, me andava di dirglielo. Ci sta, bro. Poi mi avete chiesto, ma di Flame che ne pensi? Io ho detto, di Flame, cioè, ci starebbe troppo da dire. E non solo, manco me la so preparata la critica verso Flame. Guarda, frate, te posso dire una cosa? Io posso dire che sto format, fino a prova contraria, l'ho sempre voluto spingere molto. Lo facevo già su YouTube, facevo entrare la gente a darmi contro, perché a me piace. L'ho sempre detto, è un modo per levarmi dei sassolini dalle scarpe, è un modo per esprimermi, è un modo per capire anche dove posso sbagliare e non. Quindi sai io che faccio? Io faccio tasto destro, banna. No, scherzo. Faccio tasto destro, ruoli, scoperte. Appunto per darti un merito. Per quello grazie. Che hai fatto sono oggi, e dirti che io non ce l'ho, perché molti dicono: vabbè, ma Flame, ma tu non accetti le critiche. No, ma io dovresti rispondere meglio alle critiche che ti vengono fatte, perché molte volte rispondi in modo che accrescono le tue critiche. Ad esempio, ho sentito molte volte, come già detto, che tu rispondi, però io c'ho tanto seguito, faccio tanti soldi al mese, quindi... Ma là palesemente troll, sì, ma... Mo penso, mo ma no, non è troll, perché se trolli su una critica sensata, allora scusami, ma sei un coglione. Ma scusami una cosa, trolli... ma io faccio il clown, no? Ma lui lo fa apposta per triggerare, cioè, ma lui pure fa prima, apposta ma per ricaricare la dose. Questo, ma la scusa, e voi ci cascate pure. Cioè, ovvio che io non sto... Ma la scusa, dimmi pure che sbaglio a mandare a fanculo le persone, a dire testa di cazza, a dire deficiente, ma non ti viene in mente che c'è dietro tutta quanta... Ma certo, ma io che sto di il testa di cazza... Io prima ti ho risposto con il fatto degli iscritti su YouTube per dirti che è una tua idea il fatto che io non sono capace.
era quello, no, il senso. No, 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 non è per sei capace, no, ma non sei 400 mila iscritti, me non era rispondi, quello, te l'ho argomentato, sei, no? Io ho detto che tu non sei capace per ora, cioè non è che non ce la farai, non ho detto non ce la farai mai, non potrai mai migliorare, non ci metti la buona volontà. Io ho detto solo che ad oggi hai fatto molti, ma molti errori in molte live che potevano essere, secondo me, di un livello molto più alto per magari gli ospiti che c'erano. E semplicemente questo. E la critica era proprio che in alcune live sei stato proprio imbarazzante, hai fatto poco là il livello della live. Tipo quella di Casa Pound te approvo, no. Mi stava rompi i coglioni in una maniera pazzesca. Devo, allora, se dovrei avere... Dovrei avere... Adesso a me... Poi... Su quale altra live? No, perché a me piace pure sapere su quale altra live. Dovrei avere un titolo, tutti i titoli delle live e se mi ricordo te dico. Anzi, apri il Cerbero Podcast su YouTube e poi nei video. Vai, apri la perché, lista di live e mi dici cioè, così. Dov'è, che, dov'è che ho detto cazzate o che sono cioè, non è che se fai due secondi una cosa del genere. Mo vediamo dove mi ricordo, però non è che serve la testimonianza dei beh, video, oddio, cioè... se dici che le tue sono prove, cioè, al, se tu al... dici che sono oggettive, sì, sì. Beh. Vabbè, allora, ma... sei entrato dando del sofista a Marra e tu Marra giustamente ti ha chiesto in quale live mi sono comportato così, con quello di geopolitica e poi non sapevi manco il nome, va bene, voglio capire. Scusate, tu con quale attenzione hai seguito quella live. Poi seconda cosa, ti ha chiesto in che altra live, non lo so, non mi ricordo. Ma voi pretendete ora con Gianluca, con Flame la stessa cosa, ma dovrei vedere. Allora, io mi ricordo invece tutti i pseudo fallimenti che sono accaduti e molte persone, anzi molti followers del Cerbero se li ricordano, entrano su Discord e come criticano no? Nel merito, sì, sì. Merito, hai capito? Okay, tu hai preso una cosa potete... e Casa Pound che è quella più recente, no, va scusa, benissimo. Ma io sono entrato per critica a Marra? Cioè io sono entrato per fare... scusa, sono entrato per critica a Flame? Io sono entrato per fare una critica a Marra. È già lì, è già lì, diciamo, abbastanza inconsistente. Hai detto sì, utilizzi la tua arte della sofistica. In realtà è della retorica. Ma, voi pretendete che uno... No, aspetta. Voi quindi pretendete che uno... venga su Discord certo, senza stai sapere... portando delle critiche tu, cioè nessuno aspetta. Ti ha obbligato ad entrare e fare fammi la critica. Fammi finire parlare. Io ho detto, cioè voi pretendete che uno entri su nella lista attesa di Discord sperando che venga scelto per parlare ed essersi andato a leggere tutte, a ritrovare tutte le cose, ma quantomeno due o tre live dove c'è questo presunto fallimento te le ricordi, no? Te le ricorderai. Invece in due casi... non hai saputo ma anche rispondere. Quella su conoscitore italiano, cioè oddio, non mi sembra là sono stato guarda allora io lo sai che cosa no però aspetta scusami un attimo ma una persona che dice le donne ciccione è scandaloso che rimorchiano a fa body shaming e tutto, sì, ma che c'entra, ma è ovvio che a quelli che stanno al semaforo, io ho parlato nel merito lì, non mi sembra di aver detto cazzate, anzi sì, ma cioè, tu hai parlato nel merito, ma non hai capito chi avevi davanti, chi era il personaggio, che quello che lui voleva trasmettere nei video, a differenza di Marra, che l'ha capito quello che intendeva. Cioè, quante volte Marra ti ha dovuto spiegare, guarda, che lui sta di questo, e tu, sì, però io non sono d'accordo, bla bla. Cioè, quello che voglio dire è che molte volte tu non comprendi, soprattutto quando c'è sta un ospite, non comprendi chi c'è davanti e quello... E il personaggio cosa sta dicendo? Allora, Lollo, hai rotto il cazzo, hai capito? Anzi, Lollo, facciamo una cosa. A me chi dice che devo stare zitta, zittisco. Quindi, top legge del taglione. Quindi, ciao. E per risponderti sul fatto del conoscitore italiano, caro, per il fatto del conoscitore italiano, io non credo che lui non abbia criticato nel merito, anzi, molte persone hanno criticato cioè proprio le stesse critiche che ha portato Flame sono parimenti uguali a quelle che hanno portato altri utenti e si può vedere sotto al video YouTube ricaricato, cioè per dirti, allora tutte quelle persone, pure quelle persone non hanno capito il personaggio che aveva di fronte. Io apro un video del conoscitore italiano non conoscendo in retroscena di questo personaggio, ovviamente vedo quel video, mi triggero, quindi ti porto una critica. C'è una persona che risulta che è misogina, a tratti razzista,
che gli, che gli si dice in live, no, io dico cazzate, ma ci sta, è pur sempre la tua idea, però te posso dire che molte altre persone mi hanno detto che c'avevo ragione in quello che ho detto. Ma ovviamente hai ragione, ma non, tu non hai compreso chi aveva davanti, che tu non hai capito chi avevi davanti e quello che voleva trasmettere dai suoi video, cioè Marra non è... Cioè, allora appunto... tu non hai capito quello che io volevo trasmettere durante le live, ma che ma sì, vabbè, è ovvio. Vabbè, dai. E comunque la cosa che... ma io lo lascio fin quando volete tutti. Ah, silenzio, l'unica cosa che questa persona non ha capito, che è estremamente contraddittoria, è entrata in live dicendo che la sua critica era oggettiva, ma se tu stai esprimendo un pensiero non è oggettivo di per sé. Quindi già questo... Vabbè, allora scusa, le critiche oggettive non esistono. Cioè, la critica è soggettiva. Beh, allora, cioè, ci può essere un dato, ci può essere un dato oggettivo. Ad esempio, uno può dire Simone ha fatto meno live da sole. Esatto. Da solo di me e Gianluca. Quello è un dato oggettivo. No, ma è un, secondo me è anche un dato oggettivo che Flame ha cannato parecchie live quando eravate in tre. Ah, ok, e lui allora non mi potete dire che non ho portato. Non è andato a quando dici te ne esci live, sempre a cazzo. Te ne devi andare dal Cerbero. E te ne esci per sempre a cazzo. No, ma quello che ho detto del Cerbero, capisci? Quello non è un dato oggettivo. No, 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 scusa, aspetta, quella non è manco una critica. Quella è pure normale, che un pensiero, ma è ovvio, quello io come ho detto che è vero. Cioè, se non cannavo mai live, se mo tu dimmi chi non ha mai cannato una live. Ma te più degli altri, anzi, soprattutto in tre, cioè proprio... Però me ne è detta solo una, eppure se leggi lì... Ripeto, non potete pretendere che uno entri in lista d'attesa e stai qua dentro da 40 minuti, stai qua dentro da 40 minuti, tu mi vuoi far credere che non hai avuto... Tu le sai, perché hai detto che so tante, talmente tante, che in 40 minuti non hai avuto modo di dirne... altre al di fuori di una e mezza. Ma dovrei star qua, no? A spulciare delle live dove eri in tre, cioè mica vabbè, no, facciamo una cosa allora, minuti. Facciamo una cosa, visto che hai avuto abbastanza spazio, preparati per la prossima live Discord, potrai fare delle critiche a me, a Simone, a Gianluca, giusto, con i dati alla mano. Stai tra gli utenti che a sono approvati, che, grazie. Che finora sono pure pochi. Grazie. Buona serata. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Comunque volevo dire una cosa, ma avete visto come parla italiano? Alla grande parla italiano. Darby. Pur essendo asiatica, parla un perfetto italiano. Asiatica. Vero. Salve, regà. Grazie. Belli, ma posso dire una cosa a quel deficiente che senza stava... Senza insultare. Sì, ovviamente. No, che a noi tutti in chat ci sono cascate le palle sulla Tuscolana, quindi se ce va a ripiare... Che per favore, a cartezza le sono cascate in un video quadrato. Dove stanno? Che te la riprendo? No, io, perché ci sono mai stato. Se ci sono stato, non me lo ricordo. Vabbè, Leo, resta dentro un attimo. Aspetta, dunque, vorrei dire qualcosa. Io sfiderei chiunque, cioè io ormai ci ho fatto il callo. Ma tu ogni giorno che devi comunque vedere, pure in due che sei tutte casa, la chat che riempie di insulti, ma neanche credi, insulti. Fresca l'anima dei morti, insulti pure cattivi. Io ho letto stasera in una maniera pazzesca, ma va benissimo così. Balena, dica. So io che finalmente io che faccio sto lavoro e lo accetto. Balena, balena stai zitta. Vieni. Prima cosa, che ma che cazzo sta di sta balena? Vi devo rigirare il meme a voi, prima cosa. Vabbè. Perché in live non portate mai... indovinate chi? L'unica balena che tenete live, ragazzi. Ma io sono balena, ma tu sei proprio un coglione di quelli là. Ma perché io i chili li posso togliere? Io i chili li posso togliere, ma te i neuroni, chi cazzo te li dà? Cioè, ma che ne sai? Ma chi te dà i neuroni a te? Che già che entri, ma Sorema, che cosa? Vai. Ma Sorema, che verità? La domanda è. No, la critica seria allora è collegata a questo. Vi volevo dire una cosa, scusate. Questo qua non si è ma se vuoi... cose che pesa 800 kg e deve andare a dire che io peschi il showgamer e Joker. Peso 950.000 kg. No, la domanda sì, vai con era, la critica. Mi rendete... Allora, la critica è generale. Sì, ma siete una specie di... stat sit, vale. Vi rendete conto? Vi rendete conto che siete paesan? Az. E certo, sorella. Ragazzi, vi prego, non andiamo verso scenari preoccupanti. Dica. Ma no, ragazzi, seriamente. Ragazzi, fatelo parlare. Voglio sapere la critica. Critica. Seriamente. Allora, vi rendete conto che voi confermo. Sì, affascinante. Una ragazza che per la media
per la media delle ragazze italiane sicuramente siamo sul 7,5-8. Il problema è per le italiane. 7,5-8. Volevo cazzo voi. Oh, grazie. Lascia miseria. Per le italiane, però, hai capito che io vivo in Sud America, a Buenos Aires, quindi ho un punto di vista un po' diverso. Sì, sì, è la vecchia scimmia. Che razzismo. Ma perché? Ragazzi, io c'ho Nobby, è fattuale. Scusate. Andando verso scenari pericolosi. Vai con la crisi. Posso parlare? Allora, vi rendete conto? Allora, voi avete una certa, come dire, influenza adesso a Roma, no? Rappresentate, che ne so, diciamo, la cultura un po' underground. Chiamiamola così. Sbilanciamo. Rappresenta la cultura e greca. Possiamo dire così, no? Cioè, sì. Possiamo dire che tu, quando vai, che ne so, al Pigneto, a San Lorenzo, ti riconoscono e sei un po'... Sta con man. Allora, la mia domanda è questa: voi come fate i conti con quello che è stata Roma 40-50 anni fa, dove il più scemo di quelli là, che all'epoca era la Roma, chiamiamola underground, la Roma culturale, il più cretino di loro mangiava a tutti quelli che state là e a tutti quelli di San Lorenzo e Pigneto attualmente? Cioè, che cosa volevo dire? Che Roma, a Roma c'erano gli Schifani, Pasolini, Carmelo Bene, tutti quelli che stavano intorno a questi cristiani. Ma dove stai te? Oh, se ti rivolgevi così a una donna 40 anni fa, te veniva sparato in bocca. Ma che c'è azzecca, mo? Il fatto della balena. Oh, ma tu puoi fare il goliardico? No, non c'è capito. No, la mia goliardia era introduttiva. Prego. Tu conosci bene Pasolini e Bene? Benissimo, okay. Ammenadito proprio. Immagino. Però no di persona, però immagina, perché una grave. La critica qual è però? Cioè che noi non siamo a livello. La critica! No, Marra, la critica. A livello di Bene o Pasolini. No, non è un fatto a livello. No, e fatemi parlare un attimo. Allora, tu Marra. Tu Marra, ti sei messo, ti sei tatuato, hai avuto il coraggio di tatuarti, che tieni a Marcord eppure 8,5, no? Ma secondo te, se tu dovevi... chiaramente non è possibile, ma immaginiamo così una tua convivenza cronologica con un Federico Fellini. Federico Fellini ti incontra per strada e vede a questo con le treccine rosa che si è tatuata Marco. Neorealismo comunque. Ti chiedo... Innamoratissimo. Ma che c'è con neorealismo? Poi dici, perché dico zitta, balena e cose? Frate, ma tu da fare a Piazza Bellini mi sei tossichella che stanno là? No, ma veramente... Frate, io sto a piazza Giulio Cortazzaro. Io sto a piazza Giulio Cortazzaro. Comunque, mi hai detto che cos'è il neorealismo. E che c'è azzecca il neorealismo? Come il neorealismo che c'è azzecca? Che Marra, intervenga per favore. Marra. Fellini è neorealista. È neorealista Fellini. Fermo un attimo. Ma nemmeno, perché Pasolini ha fatto 3-4 film. Però aspetta un attimo. Perché si è trovato, ma non è il neorealismo. È nata cosa, Pasolini. Alza, così non sento però. Un po' di più alzalo. Vabbè, al di là di questo, altrimenti poi dobbiamo vedere film per film. Ad esempio a Cattone è un film, diciamo, neorealista. Mamma Roma, per esempio, no, perché c'è la Magnani. Ma al di là di questo... Sì. No, è vero, questo è vero, ma non c'entra niente con quello che stavamo dicendo. Tu stavi dicendo, se Fellini ti incontrasse per strada oggi, vedendoti con le treccine rosa, continua con la domanda? No, stavo dicendo, no, ma il punto non erano le treccine rose, il punto è il tuo tatuaggio a Marcord. A Fellini verrebbe un coccolone come minimo, cioè tu hai presente Fellini che rappresenta, cioè lui, il suo immaginario mentale, e l'immaginario di un Fellini... Un Marra come si collegherebbe secondo te? Benissimo. Questa è la domanda secondo che me, secondo me benissimo, perché benissimo. Amava le persone eccentriche. ti assicuro che era tutt'altro che superficiale come te. Esatto. Sicuramente non mi avrebbe benissimo. Giudicato per un tatuaggio o per le treccine. Avremmo discusso probabilmente. E non lo so, poi è un'ipotesi un po' del cazzo, francamente. Però penso che al di là. Fammi finire, però, per Dio. Al di là del tatuaggio, che è un mio omaggio a lui, quindi chiaramente fosse in vita, probabilmente non l'avrei fatto. Ma al di là di quello, io penso di parlare in maniera dignitosa di Fellini. O sbaglio? È che sì. No, io ti ho fatto la domanda. No, rispondi a questa domanda, sì o no? Tu dici delle banalità quando parli di Fellini, dici le cose tipo... 8,5 è un filmone, è a Marcord, l'immaginario, così e culà. Cioè dici delle cose che possono dire chiunque, ma non è che fai un'analisi di Federico Fellini. La città Fellini. Delle donne, descrivimi la città delle donne.
Ma che fate l'interrogazione? Ma che me la so vista? Di che anno è la città delle donne? 20, l'ho vista 20 anni fa la città delle donne, la città delle donne, di cosa parla? Ma che ne so? E allora parla che cazzo parli di Fellini? No, cosa parli di Fellini e dici che io ne parlo male se tu non sai nulla? C'è Mastroianni su un treno che viene acchiappato da una tipa, vanno nel cesso con la scusa di chiamare e lui si trova nel mondo delle donne. Lo so, l'ho visto, ma 15 anni fa, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Ma Wikipedia! Ma che Wikipedia? Descrivi qual è il significato della città delle donne. Ma che ne faccio? E allora cosa parla di Fellini, che è un film fondamentale nella sua filmografia, che va a chiudere tutto il cerchio della sua filmografia? Ma che significa? E che vuol dire? Chi era l'elettricista della Voce della Luna? Che significa? Che mi ha fatto? Cosa stai dicendo? Scusa, ma io palesemente sta parlando di una cosa che non conosce, va bene? Io ti ho fatto una domanda precisa. Io ti sto dicendo. Però, bro, non ridere perché, cioè, se si vede che sei nervoso, vai tranquillo. Quello che ti sto dicendo io. Quello che ti sto dicendo io è che io penso di parlare dignitosamente di Federico Fellini e penso di conoscerlo bene, ok? Tu mi hai detto non è così, sei banale. Io ti ho detto va bene, tu conosci Fellini, sì, lo conosco benissimo. La città delle donne non sai nulla, che è un film fondamentale nella sua filmografia, che va a chiudere il cerchio. Ma non è vero. Prima cosa, non è che non è vero proprio che non so nulla. Seconda cosa, non sai che cos'è la città, non sai niente della città delle donne. Oh Gesù Cristo mio, ma dallo! Guarda che sei tu che mi hai guarda che sei tu che mi hai tirato in ballo Fellini, mica io, eh. Sì, ma non è che siamo a chi vuole essere miliardario. Allora, guarda, tu mi hai detto che ma io parlo di banalità quando parlo di Fellini. Va bene, no, ma se tu stesso nulla di Fellini, come puoi criticare il mio parlare di Fellini? Il punto iniziale non era che tu parlavi di. Non è il fatto che tu. Come, no, io non ti ho criticato sulla questione di come parli o non parli di cinema. Veramente hai detto che dico banalità. E non sono un cinefilo. Hai detto che dico banalità su Fellini. Quindi come fai a dirlo se non lo conosci? Ma che cazzo? Ma zitto e fa lo non ci hai capito un cazzo. Ma con chi stai parlando? Ha detto che non è un cinefilo. Invece i cani sono gli animali più belli del mondo, no. Secondo me. Sono i migliori amici dell'uomo. No, sono veramente dolcissimi. Voglio che mi risponda su sta cosa. Dimmi, vabbè. Sono più bravi di te. Guarda, la domanda è lineare. Tu, la domanda hai detto, mia, tu non hai risposto. Qual è la tua domanda? Cosa penserebbe Fellini? Ma che cazzo ne so? Non lo so. Magari mi sputerebbe in faccia. Non lo so. Ti sputerebbe in faccia. Sto parlando di immaginario di quello che era Roma, di quella che è diventata. Tu stai parlando la città delle donne di Fellini. Non me lo ricordo il film. E allora cosa parli di Fellini? L'ho visto troppo tempo fa. Ma allora cosa? Parliamo delle notti di Gabiria? L'hai visto? No, non l'ho visto proprio. Ma allora di che parli? Di parlo della Roma, parlo di una Roma simbolica, immaginate. Sì, ma se adesso tu incontrassi Edoardo De Filippo, Edoardo De Filippo, sarebbe orgoglioso di te di questo intervento che hai fatto. È molto semplice, come fai a citarmi Fellini e addirittura farmi l'esempio? Lui ti sputerebbe in faccia, quindi presumendo ciò che lui farebbe fosse in vita, se non sai nemmeno... In un contesto storico totalmente diverso, tra l'altro. Ma se non sai neppure che cos'è che cosa è le notti di Gabiria. Marra, posso dire una cosa? Aspetta, no, è una cosa importante. Tu non hai visto le notti di Gabiria. Come fai a parlare di Fellini? Ma che vuol dire? Ma ti rendi conto di questa cosa? Sì, mi rendo conto che mi rendo conto che tu mi hai mosso questa critica. Fellini oggi ti sputerebbe in faccia. Tu non sai un cazzo di Fellini. Come fai a dire questo? Non è vero. Non è vero, perché me ne sono film importantissimi, non li hai visti? Avrei visto forse La dolce vita su Rai Storia. Non è vero proprio. Io i film di Fellini ne ho visti una decina, ma non li ho visti tutti. Non sono qui in vesti di critico cinematografico di cinefili. Però stai parlando di Fellini, hai citato Fellini addirittura dicendo che mi sputerebbe in faccia. Ma ti ho citato pure Pasolini. Allora, Fellini ti amerebbe. Vabbè, comunque, Carmelo al di là di Bene tutto, ti sputerebbe in faccia. Al di là di tutto, facciamo su Carmelo Bene il trivia di tutto. Che sono preparato. Al di là di tutto, la tua domanda chiave, quale sarebbe? Che Roma si è degradata? Che voi fate il bello e cattivo tempo perché non ci sono più persone intelligenti che hanno la parola. Ecco qui la verità. Qual è la nostra colpa? Aspetta, intelligenza. Qual è la nostra colpa? Proprio. Non avete colpa, però c'è bisogno che qualcuno me lo fa notare, perché qua tutti quanti... Me lo faccia notare, ignorante, ve lo faccia notare, ignorante, capra, sbagli il congiuntivo, non metterti in bocca Carmelo Bene se fai questi errori, capra! Sì, vabbò.
qua avete qua tutti quanti a dire che Flemme è un mongoloide, così eccola, e ma che tu hai Simone fatto bene. E Marra e Simone e Marra sono i due geni. Non è vero, siete tutti sullo però stesso ti sei livello, dimostrato ragazzi. Un cretino, quindi anche un cretino come sì, me ti ha disintegrato il cretino, forse il cretino, allora siamo come messi male. Sai cos'è? L'intelligenza l'intelligenza si basa sul numero di film che una persona ha visto, ma veramente veramente hai mosso delle critiche completamente idiote. Cioè hai messo contesti storici totalmente diversi. Dobbiamo parlare di storia, come si evolve la storia? La storia non esiste, è una cacata. Vabbè, ma sei troll, penso, no? Ma qua troll, io dico qua troll, io sto dicendo. Ma allora, scusami, una domanda. Perché Fellini avrebbe sputato in faccia Marra? Per quale motivo? Cioè, spiegami. Perché nei film... Perché voi siete figli di siete dei figli di ritorno, dei nipoti di merda di una America Uniti che ci sono stati. Non siete figli degli anni 50 americani. Ma tu sei figlio degli anni 50 per caso? Ma quanti cazzo d'anni c'hai? Quanti anni ha questa persona, scusa? Complimenti per come si Twitch. Ma non è una questione anagrafica, non è una questione di età, è una questione di sensibilità. È una questione anagrafica, aspetta, non aspetta, è una questione tu ti viene più di età. Sensibile di tutte le persone in questa stanza. Voi siete dei Teletubbies, non siete. Ma tu cosa sei? Poeti. Tu cosa io sei? Io sono un poeta, voi siete delle merde. Cosa sei? Un prete? Io sono un poeta. Io sono un poeta. Ma vaffanculo. Tu sei un poeta. No, adesso voi dici una poesia. Dici una poesia. Dici una. Non è quello che dice la poesia, balena, è sensibilità, non capite un cazzo. Ma una domanda seria, scusi ma io lo so che in mezzo alle scimmie lei è abituata ad urlare, ma Andrea Di Pre l'ha già intervistato oppure no? Perché è un poeta incompreso come lei. Comunque a me è piaciuto quando ha detto siete figli, come che ha detto? Siamo figli di Pitagora e di Casadei. Poi abbiamo un altro villain ufficiale, il poeta. Il poeta. Il poeta. Cresciuti con un oggi in poi sarai il poeta, però muovere adesso fuori dai coglioni. Fuori le palle. Perdonatemi l'intervento. Leos. Scusatemi l'intervento, ragazzi, scusatemi. Volevo far presente che il ragazzo qui presente è lo stesso che accusò Simone di non essere un musicista. Giusto per l'entrollino. Allora grande. Grazie, Riccardo. No, Leo, Riccardone. Leo, dici. Allora, io penso che Jordan. Questo è l'unico film che si è visto, è Il Grande Puffo. Poi non è un film. Dopo di quello. No, però. Che cazzo è? Dopo vorrei fare una cosa, ma poi non ha specificato per quale motivo, cioè capisci qual è il problema. Vabbè, ma quella gente stupida che c'hai, io vorrei dire anche una cosa a Flame. Dimmi. Che io penso che l'uniche live senza di niente un'altra l'uniche live dove mi sono tagliato o è Flame quando si è addormentato, là mi sta a partire in formone. Oh raga, oppure sentite? Quando ha fatto la live, quando è cascato, oppure alla reaction di sentite Bumi, là proprio mi è partito proprio i due polmoni per l'Australia mi sono partiti. Quindi vorrei dire che il 50% del Cerbero Oscar è podcast è Flame, il 33.3 periodico Marra è quello. Io penso che Flame è una parte fondamentale. Basta. Grazie, Leo. Parole molto toccanti, Leo. Parole forti per una... Sicuramente ci sarà qualcuno che ti potrà dar contro. Tipo, Flame, ti annichilisco. Ma io quanto so... Io sono sadico. Ma sai qual è il fatto che... A parte sì, ma secondo me era veramente convinto, perché ricorda che questo ragazzo qua me l'ha detto pure Riccardo, che stava in Discord con loro, è stato talmente imbecille da non capire, imbecille in modo proprio fattuale, di non capire che non eravamo in live. Davvero? Sì, cioè lui stava su Discord convinto che eravamo in live, in realtà stava con Gabriele Riccardo, pensa che genio. Ma lui è un poeta. No, ah, c'ero pure io, c'era pure Leo Sway. Ragazzo, allora, è pronto? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Salve. Buongiorno. Volevo dire due cose. Vada. La prima, volevo fare i miei complimenti a Mr. Marra, perché vedo che affronti molti temi spinosi. Grazie. Con filosofia. Grazie. Nelle live, specialmente l'ultima live con Livio è stata l'apoteosi, diciamo. Il 17 ci sarà il confronto finale. Sì, infatti c'ho live con mille. Faccio una piccola comunicazione. Probabilmente sarà presente anche da grande Voglio Fare il Buddha. Ah, greve. Ok. Greve.
c'ho live a 1000 infatti per il 17. Aspettive. La seconda cosa, Mr. Flame. Ma perché sei un balbuziente di merda? Perché sei un coglione, sei che c'è. Tu che me cazzo te, Leo Sway. Che c'è con ragazzi, tipo, dai. Ma senti che sta di questo. Ah, mi sa che è più interessante questo qua. Flame ti annichilisco, vada. Vada. Sera. Non c'è stanza, Greve, Flame. Greve, sì. Ah, sì. Greve, sì. Ragazzi, sono ragazzi. Io amo il fattore, cioè il giorno in cui abbiamo deciso di lasciare il fattore. Mi senti? Sì, dica. Volevo porre una critica a Mr. Flame. Vada, dica. Secondo me lei potrebbe agire molto meglio. Poi alza un po' la voce, sì. Alza la voce e non camuffarla, dai, che c'è una bella voce, dai. Parla normale. Mi sente bene? Sì, mi sente bene? Ok, mi muovo in un posto dove posso parlare molto meglio. Vada, vada. Campino. Si metta nell'armadio, vada. Io sono proprio dentro l'armadio. Perfetto. Ok. Allora, la domanda è questa. Cioè, più che una domanda, una critica. La critica è verso il suo pubblico. Come posso rispondere? Vabbè, vada, vada. Trovo che il suo pubblico è troppo immaturo per capire certi suoi atteggiamenti. Perché lei tende spesso a scherzare su certe cose, però il pubblico non riesce a capire quando scherza o quando non scherza. Beh, questa è la storia di ogni comico o di qualsiasi altra persona. È molto difficile capire quando uno scherza o non scherza. Capita un po' a tutti. Più che altro a volte dici qualcosa per far rosicare il culo a qualcuno, ci riesci, ma anche le cose che dici per non far rosicare il culo a qualcuno fanno rosicare quelli che non dovrebbero farsi rodere il culo. Non so se mi spiego. Sì. È la storia della mia vita. Oh. Esattamente. Dica. Comunque un saluto a Jordan. Grande, bello. Dica. Parla. La verità su Jordan. Oh, chi sta a parlare? Aspetta. Gestisco, non ti preoccupare. Chi sta parlando? Ah, frate. Dica. Frate. La verità su Jordan. Dica. Vada, la verità, stai live. La verità su parli. Jordan. Aleo Sway, sei una merda. Dai, non insultiamo, ragazzi. Su, che poi ci bannano, porca troia. Frate, vado a mettere a piagno all'angolino. Io ho una domanda per Jordan. Vai. Mi dica. Perché tieni sempre il cappellino? Senza il cappellino avrebbe un'identità. È come Batman. O sarebbe una persona base? No, è come Batman, sì. No, io... Il mio cappello mi definisce in quanto persona. Io mi identifico. Leo, sei una merda, Leo. Se lo togli non sei più Jordan. Perché questo è questo. È questo. No, no. Basta. Aspetta. Vi saluto. Basta. No, nascondo della calvizie. E però li mette dentro quei due. Marra, testosteronica calvizia. Marra, preparati. Marra, prepara, che è qua? Marra, prepara. Mi prepara, sono Marra. Prego, parli. Ma che è Capitan Haddock, bello. Marra, preparati, poi entra, che ne è pronto lui. Sono preparato, dica. Toppe goliardie. Perfetto. Ah, non so curioso. Capitan Haddock. Serio, tra l'altro, serio. Serio, tra parentesi. Metti Giada. È una voce femminile ogni tanto. Ci sta. Vai. Marra mi si ingrifa subito qua. Pronto, ci siete voi? Bene. Lilli. Qua siamo tutti a dormire, se sono addormentati. Io ho messo dei 500 persone e non parlano. Cioè, Lilli ha risposto. Lilli. Eccomi. Dica. Ah, è maschio. Dica. No, è quella che ha detto a banda di Giada, comunque ci dissociamo. Ci dissociamo assolutamente. Non volevamo saperlo.
Comunque vorrei dire alle persone che fanno questi generi di scherzi che siete persone sicuramente mature, tentare di sabotare il lavoro altrui è una cosa molto... Marra, stai zitto Marra! Cane pazzo. Raga, fate parlare Lilli. Vada. Oddio, Maria mi ha preso l'ansia greve. No, vai tranquilla adesso. Aiuto. Vai tranquilla. Allora. Nessuno ti mangia. I sabotatori. No, greve. Vai tranquilla adesso. Ormai mi vanno sabotare un po' tutti a me ormai, top. Allora, la mia domanda era per Anna. Sì, dimmi. E per Marra. Vai. Allora, io sono una pseudo di personaggio pubblico, ok? Ok. E vengo spesso criticata perché mi mostro forse un po' troppo, ok? Ok. Marra gente e... Per verificare questa cosa passa l'Instagram a Marra. Sbagliarmi. Il base. Secondo voi è corretto criticare una ragazza per il semplice fatto che mostri il suo corpo oppure no? No. Scusate, il fattore se sta a rollare la canna. C'è il suo rumore dal suo. Ok, allora guarda. Assolutamente non c'è nulla di male per me. Sono perfettamente d'accordo. Mi dà anche fastidio la distinzione che viene fatta tra maschio e femmina. Cioè, sì. Magari se io mi spoglio, non mi dicono chissà ma che. Ma il fatto è che essendo donna, io so come ci si sente, non essendo maschio, non so. Guarda, okay. Sicuramente. Soprattutto in Italia c'è un retaggio sociale molto pesante, cioè una donna che si spoglia sui social è tipo una tira cazzi in chat o troia, esatto, cosa ovviamente bruttissima. E io sono il primo infatti a definirmi puttana proprio per cercare di mettere sullo stesso livello queste cose e per fondamentalmente disinnescarle. Ovviamente non posso fare un cazzo, però mi sembra assurdo. Cioè, una persona che si mette in mostra non significa che sia una pronta a dare il suo corpo a chiunque. Non è io, ma nessuno mi ascolta. Purtroppo, guarda, questa è una cosa sulla quale bisognerebbe lavorare. La cosa più brutta che potrebbe succedere è essere etichettata come superficiale. Cioè, nel senso, mi mostro perché ho poca autostima, oppure ho quello che faccio io, però la gente non capisce il molta fatto che... autostima, e che è una cosa che io magari invidio, perché comunque c'è di base questa vabbè, comunque troppa autostima, oppure accettazione del proprio corpo, ed è ulteriormente una cosa che invidio. Ma soprattutto mi dà fastidio quando, come ha detto giustamente Marra prima, una ragazza che si mostra in foto in modo molto, diciamo, in déshabillé, così, non significa paradossalmente che voglia necessariamente scopare o abbia bisogno di cercare delle relazioni o pseudotali. Magari qualcuna lo può utilizzare pure per far capire cosa? Prego, scusami. Don Vito, aspetta un attimo. Magari io per esempio in passato facevo delle foto un po' più provocanti, possiamo dire. E la cosa imbarazzante erano gli MDF, i morti di figa, che ti contattavano per dire oh ammazza, oh così, così. E io dicevo, ma questi non vanno oltre. Cioè, nel senso, io oltre questo sono anche una personalità o un pensiero, perché non scavare un po' più a fondo? Perché non chiedere magari, ecco, come per esempio ho fatto quel ragazzo prima, che musica ascolti, quali sono i tuoi interessi? Ho capito, ti mostri così, perché lo fai? Cioè, anche chiedere il motivo per cui mostra no, il contesto, il complimento rispetto all'aspetto. No, io non sto parlando dei complimenti, io non sto parlando di quelli. Io sto parlando proprio sì, okay, esatto, che danno per scontato il tuo essere troia, solo perché magari ti mostri in un certo modo, magari metti le calze a rete. Vabbè, o assolutamente non vanno oltre la superficie. Allora tu magari devi dar conto a chi in realtà è interessato alla tua persona oltre che al tuo fisico. È un consiglio che ti posso dare. Per il resto evita le persone che si fermano soltanto al complimento estetico e basta. All'età che ho io, quindi relativamente giovane, ci sono molti pochi ragazzi che sono interessati a me come persona.
Ci sono molti ragazzi che? Molti pochi ragazzi interessati a me come persona. Quindi penso che... E guarda, Lilli, ma che stai a smanettare là? Niente, no. È il fattore che si sta a fan cannone. Comunque mo qua ci sarà uno scontro tra titani, ragazzi. Don Vito qua entra, Don Vito ti annichilisco. Comunque il consiglio, oddio, che posso dare lì, vediamo chi è questo qua. Concludiamo un attimo, parla, sì, cioè Marra. Intanto li preparo, lei si prepari lei, eh. Il consiglio che posso darti, Lilli, è allora, se cioè tu non devi reprimerti per paura di qualcosa. Secondo me potresti provare anche a creare una sorta di contrapposizione tra quello che le persone credano tu sia e quello che tu sei veramente. Faccio un esempio. Io volutamente esco qualsiasi cosa, anche il cazzo, no? Ok? Quindi il 90% delle persone a primo acchitto mi crede un imbecille, un superficiale. Però poi alterno questa cosa, cioè metto in contrapposizione a questa cosa magari la mia dialettica o la mia intelligenza, insomma, presunta tale. E questa cosa rompe i pregiudizi. Quindi ti invito a fare lo stesso. Okay. Ah, poi posso fare un appello? Cioè... Come? Un appello. Vai. Posso fare un appello? Vai. Allora, io, tipo dalle 13, mi servirebbe qualcuno che mi fa accompagnare al centro, Roma. Beh, oddio, non è qua il luogo. O potete fare appello perché ti stuprano, come se non ci fosse un domani. Quindi io ti invito a non farlo qui l'appello. Ma non ho capito, ma domani? Eh sì. Ma oddio, io mi dissocierei, io ti ringrazio. Una carriera istantanea, direi. Mi dissocierei di questo che poi ci si incolpano a noi. No, no, guarda, non mi sembra okay. Il terreno. Grazie più... mille, Lilli, ci vediamo in una prossima live. Ciao. Ma con tutto quanto rispetto, compagnia dei 13, questa qua... Arrivano tipo sventi e 20 arrivano. La legge del branco, poi capito? Porco Dio. Marra, cosa scontro tra titani, Don Vito ti annichilisco contro Don Vito, eccoli entrambi. In realtà l'abbiamo buttata fuori perché vado io alle 13, capito? Si levo la concorrenza. Esatto, annichilisce la concorrenza. Don Vito ti annichilisco, vada, che qua c'è Don Vito che è pronto. Allora, volevo parlare qua in live di una cosa che è successa un paio di giorni fa. Tramite una ragazza sono riuscito ad avere il numero di Don Vito. E io sono andato a scrivere. Sono andato a scrivergli in chat, giustamente. Così per parlare. Don Vito si è immediatamente arrabbiato con me, questa ragazza. E anzi, bene, ha detto. No, no, assolutamente. No, no, assolutamente. Telefono, scusa. No, no, vabbè, ma non è. No, no, ma il fatto è che questa mia amica è una ragazza che ha lo stretto contatto con Don Vito. E che bella amica. No, no, vabbè, no, ma il fatto è che semplicemente io gli sono andato a scrivere per semplicemente scrivere mio ciao, così, non, niente di che. Però Don Vito, e soprattutto per sapere da Marra, che magari sa più di me, se qualcuno ha il tuo numero in generale, così, in qualsiasi modo l'abbia avuto, e ti scrive, tu puoi andare a denunciare quella persona perché ha avuto il numero senza, certo, che tu sapessi. Sì. Le vede. No, ma se scrivi semplicemente non fa nulla, credo sei denunciabile. Però è la cosa irrispettosa, io mi imbestialisco. Se persiste, voglio. Irrispettoso, certo. Non farlo, e certo. Tu insisti, puoi ricorrere in guai. Sì, sì, no, no, ma infatti Don Vito mi ha detto di non scrivere, non gli ho scritto più completamente. No, volevo sapere se effettivamente facciamo parlare Don Vito. No, Don Vito. Lei conferma? Lei conferma l'accaduto? Sì, sì, confermo accaduto. Le ho detto, a parte di averlo bloccato, perché personalmente io il telefono lo uso più per lavoro, non lo uso per parlare e tutto. Tanto ho Instagram, se vuoi mi parli su Instagram, perché non mi hai contattato su Instagram? E perché volevi di sicuro darmi fastidio. Ma a parte questo... ti ho contattato, non avrei... Vabbè, vabbè, come va davanti? Il fatto è che... A me il numero lo uso solo per lavoro. Se mi trovo tanti messaggi sul cellulare e non derivano da persone che hanno bisogno di una mano per fare X cose, quindi non è un lavoro per me, automaticamente lo blocco. Ma sì, sì, ho amici su WhatsApp, ma sanno che lo uso per lavoro, e quindi quando è per cavolate non mi messaggiano. Se quando è per fare qualcosa mi messaggiano, ma per cavolate non mi messaggiano mai. Non ho capito, sì, cioè tu sei venuto qua a rompere coglioni, no, aspetta un attimo. Nel nome, no, no, sei venuto qua a rompere coglioni, dopo che hai rotto le palle a Don Vito sul suo numero privato. Ho rotto le palle non tanto perché io ho soltanto scritto. Sì, ma perché sei stato spinto a... Ma perché sei... Ma questa sera è fantascienza, stasera qua. Sì, davvero. Dell'assurdo, qua entra... Madonna,
live assurda, ragazzi, i personaggi ragazzi. Del web non vi appartengono, no, non sono le vostre proprietà, esatto. Le intrattengono a gratis, ma non sono un vostro giocattolo, non sono i vostri compagni, stanno lì, lavorano. Il mio tentativo di annichilire Don Vito non è tanto il fatto questo, perché qua ho sbagliato io, era più che altro una premessa a quello che è successo. No, era la cosa di per annichilire Don Vito è il fatto è perché poi Don Vito ti sei zittito, non hai detto più niente, neanche dovrei passare la voce appena questa mia mi senti così. Perché non hai detto più niente quando questa mia amica ti ha cominciato a scrivere in maniera dolce, così ti ha ammaliato, allora hai cambiato idea. Perché dobbiamo dare i cazzi di Don Vito, scusami, però, davanti a 2000 persone, bro. No, allora, no, è ovvio, no? Diciamo che se te scrivi una ragazza, magari cerchi di vedere se c'è un interesse, se te scrivi un ragazzo semplicemente da scocciatore, non conosci, non gli rispondi. Magari la ragazza poteva vedere se c'è stava margine per una conoscenza, ma te lo dobbiamo spiegare. Incoerenza, cioè. Perché se lui io chiamo eterosessualità, non incoerenza. Lei sa cos'è la privacy, perché stasera era oggettività. Privacy, sai cos'è? Ho detto che... Sì, ho letto con qualcuno. Sto dicendo il fatto che lui dice, scusa, cioè, tutte cose private stai dicendo, hai agito nel privato, stai dicendo cose private. Ma cioè, a che pro poi? Cioè, ti sei scavato la fossa da solo, mi dispiace. Bravo. Vedi, bravo Don Vito. Pure fly down, però. Esagerato. Live match. Risco, entra e viene annichilito da Don Vito. Top e barzelletta. Vabbè, il nome era anche solo una scusa per entrare, che alla fine non è vero. Adesso fuori dai coglioni. Metti mistificami tutto. Dov'è? Vai. Dica. Mistificami tutto. Dica. Finalmente riesco ad entrare dopo però due ore di live. Perché dispacci per il maestro? Come altra gente che ha cambiato. Vai al dunque. Allora, due domande avevo da porvi. La prima è riguardo alla vostra community. Molto spesso capita che sotto nei commenti su YouTube si sviluppi un dialogo interessante a volte, ma in altri casi invece succede che la gente inizia a sparare a zero. Quindi volevo fare semplicemente una domanda, ovvero questa gente che poi va in un certo senso a scrivere, vi sentite responsabilizzati in questo senso ad avere una community che in molti casi agisce in questo modo, non allora, soltanto allora, nei commenti? Subito. Io mi sento responsabile dal momento in cui ho un pubblico, va bene? Quindi cerco di pesare le mie parole tenendo presente che ciò che dico potrebbe influenzare altri, va bene? Però okay. Non sono direttamente responsabile da A, chi decodifica ciò che dico, B, chi fa parte della mia fanbase ma dice cose che io non condivido. Ok, perché molto spesso capita pure che persone che condividono la tua stessa opinione iniziano però, ripeto, a sparare a zero nei commenti. Non fa parte della mia opinione, però la mia opinione però è anche detta con un tono consono al contesto. Umano. Chiaro. Giustissimo. Quando uno ha un determinato pubblico che si amplia sempre di più, è inevitabile che ci siano persone che insomma si adattino un comportamento scorretto. Purtroppo c'è poco da fa. Sì, quello che posso fare io nel mio piccolo è appunto cercare di dire meno cose gravi possibili. Cioè, se domani cominciassi a fare disinformazione, che ne so, non mettete preservativi perché tanto non rimane incinta nessuno, non fate vaccinare i vostri figli, eccetera, lì avrei una responsabilità diretta. Sì, però per quanto uno youtuber, un influencer di per sé non abbia responsabilità diretta del suo pubblico, sì, lo influisce con le sue parole, con il suo pensiero, però quanto effettivamente deve essere questa linea di demarcazione? Nel senso, c'è questa community, non è che pure alcuni atteggiamenti la attirano? Probabile, probabile. Però qualsiasi azione potrebbe, cioè,
se tu fai qualcosa inneschi una reazione, se non fai niente non inneschi reazioni. Tra queste reazioni ci possono essere reazioni positive e negative. Se... ma chi è che sta ansima? È Don Vito che sta sì, probabilmente noi siamo umani, quindi anche noi possiamo fare degli errori. Tali errori possono influenzare negativamente le persone. Ciò che faccio io personalmente è cercare di limitare tali errori. Più di questo non posso fare, altrimenti poi rischi di non poter dire veramente quello che pensi. Ok, la seconda domanda riguarda le live con ospiti. Ovvero, è capitato mai in questa live, quindi ho pure una sorta di prova aggiuntiva, che molto spesso quando le posizioni sono molto differenti, quando si tratta di ospiti, si tende a buttarla in caciara, le opinioni non vengono più portate con durezza, con l'obiettivo semplicemente di portare alla luce. Fammi qualche esempio, perché è più facile. Ad esempio la live con il sostenitore di Casa Pound. In alcuni casi lui andava completamente a negare, cioè non era una questione di opinione. Voi dicevate A, lui diceva B e diceva che voi stavate interpretando male. Lo so, bro, però un finto militante. Quando ci sono ospiti è imprevedibile quello che può succedere, cioè se a un certo punto non si crea, come possiamo dire, una giusta comunicazione, purtroppo la live ne risente, sono d'accordo con te. In alcune live secondo me c'è stata una comunicazione eccellente, in altre pessima, lo so, purtroppo la gestione degli ospiti è casuale, anche perché poi noi improvvisiamo tutto, siamo poi in più persone, sono d'accordo, capita. Sì, però molto spesso la migliore comunicazione si ottiene con persone che sostengono già la vostra opinione. Per esempio, non voglio riniziare un polverone come è successo con lo scorso, perché non mi sono preparato, quindi non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Cioè, no, tu dici però che dovremmo invitare solo persone che la pensano come noi. No, il mio punto è dover punzecchiare di più le persone che hanno un'opinione completamente. Ad esempio, nella live che hai citato tu, io l'ho punzecchiato, e come? Cioè, gli ho preso proprio il testo di Casa Pound, il manifesto di Casa Pound, e gli ho detto: guarda, questa cosa per me è razzista, questa cosa per me è atroce. E lui ha concordato con me, per dire. Come ho fatto con Simone in altre live, con Gianluca in altre live o con altri ospiti. Su questa cosa non sono d'accordo, cioè molto spesso contesto, quando sono d'accordo pure d'accordo. Con Alpha Woman, Alpha per esempio. Woman, cioè, poi a prescindere da chi ha ragione, da chi abbia ragione. Aspetta, con Alpha Woman non è stato proprio, perché con Alpha Woman voi alla fine della discussione non avete trovato un punto di connessione, è un'evoluzione del pensiero. Sono d'accordo, beh, quello che è successo, come ho detto prima, perché c'è stata una comunicazione non buona, però ci abbiamo provato. Vorrei continuare pure il discorso, però dovrei sostenere con altri esempi, quindi non ce li ho. Vabbè, dai, magari per la prossima volta sarai più pronto. Noi ti ringraziamo per il tuo intervento, caro. Metti un po' Brunoit là, che vedo qua, uno che spesso che commenta. Brunotti, Brumotti, Brunoit. Lo snitch. Dica. Bruno. No, ma io stavo selezionando la gente. Ah, ok, scusa. Lo so, però dai, ce l'avrei una domanda, mio caro Bruno. Che una critica. Tanto tempo. Non lo so, vi seguo tutti i giorni, raga. Vabbè, dai. Buon anno a tutti. Grande Bruno. Metti Kane. Cd Zen Kane, dica. Kane. Oh, salve. Ciao, ragazzi, scusate. Come sta tuo fratello? Mio fratello? Ah, Undertaker, ovviamente. Scusate, mi sono distratto. Più pronto. Scusate. Vada. Tutto bene? Prima di tutto, è importante chiederlo. Benissimo. Sì, mi sono un po' rotto il cazzo di alcune cose, però tutto a posto. Dica. Buon anno. Dica. Ok, allora, riflettevo recentemente sul fatto che ormai oggi è una banalità da dire, ma è più importante apparire che essere. Quindi, sì, sono d'accordo. Attuale. Ok, ma quindi prima Lily aveva detto, no, il fatto che lei è un personaggio pubblico, insomma, mi pare che
ormai bisogna anche apparire, cioè se vogliamo essere accettati socialmente dobbiamo più apparire che essere. Ma quindi... Oddio, dipende, io so l'esempio che non è sempre così, perché io non è che appaio tanto, anzi vabbè, appaio che io altre sì, veste, no, diciamo. Però penso che nel senso che voleva intende lui è proprio quello che ho voluto nascondere. Allora, quello che posso dirti io è che sicuramente ad oggi l'essere umano cerca di apparire perché c'è più possibilità che lui venga visto nelle vesti che decide di mettere sui social. Anche in passato in realtà era così. Cioè tu comunque in pubblico, prima dei social, cercavi di apparire in un certo modo, ok? Oggi è semplicemente più facile e tutti possono farlo. È chiaro quindi che se il lavoro anche sta virando verso i social e anche il riconoscimento sociale stia virando verso i social, una persona cerca di apparire sui social al 100%. Ormai sei campa di gimmick, no? Sì, però ho capito, tipo, è un discorso interessante, molto, molto profondo, non lo so. È una roba che... io per esempio sono un po' nerd, uno sfigato, no? Messo chiuso in casa e quando esco non mi riesco a relazionare col mondo, no? Mm-hmm. E vuoi dire, ma questo è un cazzo di caso umano, lasciato... No, e invece mi capita di interagire e non essere... confrontabile con altre persone, cioè non riesco a relazionarmi. Uguale, zii. Ma questo perché, secondo te? Perché io... Oh, ostia, adesso. Boh, perché qualsiasi cosa, qualsiasi contesto, c'ha qualcosa che mi fa schifo. E vabbè, ma non è un problema dei social, però. Un saluto. No, no, allora, ecco, questo, inizialmente questa roba che mi fa schifo di base è il... Devo essere più figo, devo essere più bello, devo essere più appariscente di te. Questo avveniva anche prima in tutte le società. Sai che qua c'è posto un discorso di insicurezza o di... No, ma io sono abbastanza sicuro. Allora, bro, il discorso è questo. Chiunque cerca l'accettazione sociale, va bene? Chiunque in qualunque epoca vuole trovare il suo ruolo nella società. Ok. Questo è il punto. Evidentemente tu non hai ancora trovato questo ruolo. Tu che fai, lavori? Sì. Che lavoro fai? L'educatore in una comunità. Ok, e non ti basta quella come, non ti basta quello come riconoscimento sociale? Ma un riconoscimento sociale? Non lo so, cioè alla fai, fine fai su, del bene su, per secondo per me la comunità. Sì, forse sei tu che non lo valori. Su una comunità c'è un sacco di ignoranza, di roba e che tu non devi si lottare sa, per che questo, non si conosce. Tesoro. Devi lottare per questo. Non pensare che... come possiamo, il rispetto che ad esempio io abbia ottenuto in questo anno, diciamo così, di lavoro mediatico sia scaturito dal nulla, è scaturito dal culo che mi sono fatto, capito? Tu devi lottare per questo. Don Vino in sottofondo. E poi tieni conto che non devi avere per forza l'accettazione di chiunque, perché ogni contesto sociale ha i suoi codici. Per esempio, se io quando sto su un palco davanti a 20.000 persone ottengo il rispetto sociale di quelle persone che sono venute a pagare per venire a vedermi esibire, se io vado, che ne so, in una discoteca che può frequentare lei, Dark Got, sono sfigato. Come per esempio se prendi Justin Bieber, che è una persona che ha un riconoscimento sociale assoluto sui social, se vai in un contesto di metallari che stanno a un concerto di Sleep, non ti dicono coglione. Cioè, quindi ogni contesto c'ha i suoi codici. Lo sai la cosa che puoi fare tu? È trovare il tuo contesto, quello in cui puoi essere te stesso, in cui puoi avere un riconoscimento o normale o anche in base ai meriti che hai, anche ottimo, però in un contesto che rappresenta il tuo contesto, un contesto che ti rappresenta. Tu non ti devi per forza imporre in un contesto che ti rifiuterebbe a priori, perché tanto è inutile, cioè è proprio impossibile farlo. Ma la cosa che mi fa impazzire è proprio... Io non ce l'ho, cioè anche a cercarli, no, c'è sempre qualcosa, qualche pelo nell'uovo, diciamo, no? Proprio qualche, vabbè, qualcosina, qualche dettaglio che non mi va bene, non mi va bene. Ma benvenuto nel mondo, perché è così per tutti, fidati. L'accettazione sociale non ti viene regalata, te la devi conquistare. Se la vuoi, se la vuoi. Vuoi, altrimenti rimani nel tuo... diciamo nel tuo universo studietto qua, sì, mi piace bro, se vuoi essere accettato dagli altri devi lottare, nessuno ti regala l'accettazione. Fidati che l'ansia e la pressione sociale ce l'ha chiunque, ce l'abbiamo tutti, ce l'ha Marra, ce l'ha Flame, ce l'ho io, ce l'ha chiunque. Ma io ho lottato, cioè da piccolo magari cercavo l'accettazione sociale a scuola ad esempio e non era accettato perché non c'avevo gli abiti di marca, perché non ero abbastanza bello, perché non ero il figo, che ne so, il...
uno dei frontman della scuola, non so come dirti. Poi magari ho lottato e negli anni successivi sono diventato uno anche, come possiamo dire, stimato a scuola, per dire, perché ho lottato per questo, mantenendo però quelli che sono i miei ideali. Cioè non è che l'ho fatto assecondando quelle che erano le tendenze, cioè andandomi a comprare le Shox o le Squalo che andavano di moda, no? Ho lottato, ci soffri, prendi le batoste, ci stai male. Forse anche questo è il problema, ma appunto, cioè, devi avere comunque un po' di omologazione per essere accettato. Non sono d'accordo, io non l'ho mai fatto, non mi sono mai omologato. Al contrario, perché vai contro te stesso, quindi magari tu vorresti essere accettato dagli altri, ma poi non accetti te stesso, e poi diventa ancora più brutto col tempo, eh. No, ma Anna, io sei bellissima. Se tu indossi un costume e non sei te stesso, poi starai molto peggio, anche se magari riesci ad avere l'approvazione della gente. Io ci sono passato nella fascia d'età dai 15 ai 18, quando andavo sempre a Ostia, che stavo là quattro gente, se vedevamo sempre. Stavo in un contesto che mi piaceva, che era molto bello, però io comunque non ero me stesso al 100%. E a lungo andà poi mi sono sentito, vabbè, mi riesce pure difficile parlare dei cazzi miei. Dunque non è stato un bel periodo. Io ti posso dire come consiglio che è molto meglio essere se stessi, che ti accetti e che stai bene con te stesso, che è molto più difficile di riuscire a stare bene in mezzo a un gruppo. E ti dirò che ti sarà anche molto più facile farlo una volta che hai superato questo step. Va bene, grazie bro. Almeno per la mia esperienza. Grazie per questo intervento. Grazie a voi. Pugnetto. Grazie, bello. Alla buona prossima. Serata. Ciao. Ciao. Ragazzi, ciao. Vi saluto che mi sto addormentando. Ciao, bro. Ciao, Leos. Ciao, Leo. Alla prossima. Ciao, Leos. Buona live. Bella, tu vi spacchi tutto. Rimorchiatore professionista. Belli, ragazzi. Ciao, Leo. Fatemi entrare con le immagini di 8:30, dica. Raga, ma quanto dura sta live? Bro, se te vai, se te ne vai là. Ma te fuma, scialla, te vai tranquillo, vai. Fai quello che te pare, sì. Oh, raga, mi sentite? Ti sentiamo, dica. Forte e chiaro. Grande. Dica. Grande. Allora, io volevo fare prima di tutto i complimenti a tutti, ragazzi. Sono vai a pedalare, quello che vi rompe i coglioni qui, bravo. Ah, ok, sì. Grande, saluto anche il Neromante che mi sta aspettando in chat, ma stavo sentendo su Telegram, dopo fatelo. Vabbè. Sì, vabbè, ma che ci deve dire Neromante? Allora, vengo subito al succo. Allora, la domanda a Flame, che non è una critica. Allora, volevo sapere se a scuola aveva una materia che avevo voluto approfondire a livello universitario o a livello di sì. Psicologia. Ok, quindi... affinché ci sia maggior feeling con l'utenza, con le persone in generale. A me magari, sai che è il fatto? Non traspare, perché non ho mai affrontato sti temi. Io sono sempre stato un grande appassionato di psicologia. È una delle poche cose che ho studiato in privato. Io non sono un tipo che si mette lì a vedere cose, eccetera. Tra l'altro, se vuoi, consiglio un libro che ho letto di Freud, molto bello, sulla psicologia, molto semplice, che sono racconti alla fine, si chiama Psicopatologia della vita quotidiana, lo consiglio anche a Mar. Freud, Jordan, non ho invece Freud. Per avevo una da descrivere. Aspetta, microfono? No, perché me l'hai letto? No, è un libro bellissimo, io sono appassionata di Freud, li ho letti quasi tutti, quindi... Top Freud. Per Mar avevo una situazione utopica. Allora, sei bloccato in un ascensore insieme alla fidanzata / moglie di uno dei tuoi migliori amici. Sì. Lei si spoglia. Sì. Inizia a dichiararsi che ti vuole, insomma, ti salta addosso. Sì. E se vuole fa. Sì. Lo fate. Sì. Ok, proprio ingoio, roba da Hollywood, caviale. Ok. Ban. Lo confesseresti al tuo migliore amico? Dai, sì. Non lo so, bro. Se devo essere sincero, non lo so. Dipende dall'amico, dipende dalla ragazza, dipende che rapporto che rapporto diventa quello. Non lo so. Dipende dalla situazione. Sì, devo essere sincero, non te lo so dire. Goliata. Come? Una pecora goliata. Beh, ti salta l'audio, bro. Ok, poi volevo sapere lo scherzo telefonico di Dudubbio, come è andato a finire?
che secondo me ci ha imboccato. Sì, sì. Anche a Marra l'abbiamo fatto. Stavo mezzo ubriaco, Simone. Abbiamo fatto pure a Marra e mi ha sgamato tipo in 5 secondi. Però all'inizio no, sono mezzo preoccupato. Sì, sì, all'inizio, all'inizio ho detto Rubino subito. Sì, sei Rubino, sei Rubino. Poi mi ha detto, ma tipo, ma Valentina? Io ho cominciato un attimo a pensare, aspetta, fammi pensare quale Valentina può rompere il cazzo. Poi ho detto, no, è Giorgia. Era plausibile. Però dopo doppio comunque, ma invece tu c'è imbucato, c'è imbucato e non è stato neanche pavido. No, 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 bisogna riconoscere. Perché era modificato, per questo non era pavido. Stava proprio editato, sì, cioè stava proprio sì, un premio. Deve venire a pizzicare. Però devo dire che non è stato pavido, quindi... Assolutamente. Vabbè, grazie, bro. Ciao. Ciao. Uma Thurman, dica. Ecco. Uma Thurman, perché esce? Uma Thurman, dica. Buongiorno. Buongiorno. Ammazza una donna sul serio. Ma è una donna o un bambino? Bambino. Alza un po' l'audio. Okay. Ma è un bambino o una donna? Una donnola. Ci dica. Allora. Risponda. Ecco. Volevo chiedere a Marra cosa ne pensa della saga di Star Wars. Allora, la saga di Star Wars. Sono passati dal microfono qua in gola. Non... Però ti devi rispondere, ma quanti anni hai? No. 13. Ok, 13 anni, vabbè, 13 anni. Poi era una curiosità. Ma lei, ma lei è qui donna, perché donna, segue chi? Lei è fan di chi? Chi segue fra i tre del Cerbero? Tu dubbi? Seguo Mar. Ma è lo stesso che aveva detto, tu dubbi? Siamo fatti la foto. Top magico, Mar. Il troll che ci trolla a tutti. Allora, però aspetta, una domanda seria. Cosa ne penso di Star Wars? Allora, ho amato la prima trilogia da bambino. Ho trovato ributtante la seconda, salvo qualche scena. Tipo la scena dell'ultimo, quando creano di fatto Darth Vader, e anche quando lui si squaglia nel magma, è bella, molto bella. Però quella seconda trilogia mi ha fatto talmente cagare che ho deciso di abbandonare totalmente Star Wars e non ho più visto un film di Star Wars. Poi, se non è fatto bene, perché la terza è orribile. Alcuni interessanti, per carità, però non ci ho proprio avuto più voglia, ragazzi, che vedevo fa. Poi ormai avendone persi un paio, tre, non ho più recuperato gli altri. Un po' mi dispiace, però che vedevo dire. Spoiler. Davanti, spoiler, va bene, grazie mille. Grazie Miller. La nascita di Darth Vader, come può essere uno spoiler? All'inizio che lo vedi da subito. Sì, vabbè. Allora, Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, dica. Niente. Grazie. La live. Allora, dica. Gesui, Mr. Flame. Dove? Critica veloce a Mr. Flame, che si riallaccia a critiche precedenti che ha ricevuto questa sera in maniera un po' esagerata, forse, che secondo me nelle live da solo porta un contenuto che si distacca troppo dal contenuto di Flame Marra e Flame Marra e sì, scusate, di Tutubi e Marra e di Tutubi, Marra e Flame insieme quando siete in tre. Beh, questo qua è voluto comunque. Se vedi quando ci sta una coppia invece di un'altra, tutti e tre, tutto, cambia sempre un po' il tipo di live. Prima di tutto per la personalità, poi perché il nostro volere dà più varietà di contenuto. Prima di tutto perché acchiappi più pubblico, e poi penso perché se le live diventano tutte quanti uguali. Diventa, come posso dire, molto pesante, no? Poi comunque se a molte persone piace un tipo di live invece di un'altra, possono scegliere. Questa qua è stata la nostra idea fin dal principio. Effettivamente si riconduce al mio gusto, quindi certo, magari le live più di informazione rispetto alle reaction ai video di Joker o chi che sia, sebbene non siano solo quelli i tuoi contenuti. Portiamo molto spesso reaction, un po' tutti e tre, io ne ho portate molte di più, anche perché quando stai da solo è molto difficile trattare un argomento serio. L'ho fatto molto spesso con Anna, cose che non possono sapere le persone che non si guardano le mie live. Però quando stai solo, come puoi affrontare un argomento senza una contrapposizione, senza spunti che ti può dare un'altra persona? Diciamo è un po' più sul limitato. Ma comunque, come ho detto volte, avendo fatto un miliardo e mezzo di live da solo, ma il mio reaction era più puntato
cioè, alla fine anche Marra quando è da solo fa reaction, ma come abbiamo visto, cioè, sono più a video di informazione o di carattere politico o altre cose, non per forza allo youtuber, che sarebbe più il tuo contenuto di YouTube, ma capisco perché lo fai, anche perché ti cioè, nel senso, sei legato a quel contenuto. Poi volevo fare un'altra critica un po' più generale, se mi è concesso. Sì, no, devo rispondere. No? Comunque ho portato pure molto spesso cose diverse da quell'ambito lì. Eh? Abbiamo affrontato un sacco di temi che poi live si possono trovare facilmente sul canale del Chamber. No, tra l'altro la più canna. Con Anna, però, quando sto solo mai. Ma avete trattato quella della cannabis che è... E là io e Marra, sì. Una delle ultime live. Beh, una critica un po' più seria, cioè, che secondo me, poi capisco anche che i punti sono risicati, però prima di portare o un ospite o un determinato contenuto, viene fuori spesso che vi documentate su determinato contenuto al momento e vengono fuori delle ignoranze dovute al non documentarsi precedentemente nella live che rallentano il processo e l'argomento. Sono d'accordo. Infatti ho apprezzato molto la seconda live sul Mistico, poiché appunto c'è stata questa informazione precedente alla live. Sono perfettamente d'accordo con te, ovviamente le live preparate sono migliori, infatti se guardi le due live che ho fatto sul Mistico, la seconda non ha paragone con la prima, però devo dire... Posso confermare che da parte di Marra c'è stato un bel impegno, si è documentato bene, sì, sì. Sentito però gente, posso dire comunque che anche la prima, nonostante non sapessi nulla del personaggio, insomma è stata... abbastanza valida secondo me, cioè anche utilizzando la logica e altre componenti sono arrivato a delle conclusioni. Poi era una live in realtà più goliardica, poi mi sono reso conto che comunque il tema era anche più serio, allora ho detto bene, qui mi informo anche perché tocchiamo dei discorsi di sensibilità, non è solo un discorso di informazione, e allora lì sono un pochetto più premuroso. E quindi mi sono informato molto bene, sto continuando ad informarmi e poi, come vi ho detto, il 17 ci sarà, diciamo, la chiusa di questa, chiamiamola battaglia, ma insomma, di questo. Però sono d'accordo con te, è chiaro che prepararsi ogni live sarebbe meglio, però non, per questioni di tempo è abbastanza difficile. E devo anche dirti che io, personalmente, godo buonasera nell'improvvisazione. Ma chi è lei? Chi è entrato? Comunque ringraziamo il ragazzo che ha fatto queste domande intanto, ringraziamolo. Vai. Chi è lei? Io, un ragazzo, mi sentite? Sì, vai. Ci siamo alla grande. Allora, ragazzi, Simone, peccato, però volevo dire a tutti e tre, vai, che secondo me c'è un grosso problema nelle live, come per esempio quella lì, del ritorno dal ban, per esempio, in cui avete parlato per un'ora e mezza di una notizia e non sapevate neanche se fosse vera o meno. Cioè, secondo me dovreste informarvi di più. Vabbè, la stessa cosa che ha detto la persona prima di te, sono d'accordo. Oh. Wow, non lo sapevo perché non stavo ascoltando in realtà. No, sono d'accordo con te. Da un po'. Sono perfettamente d'accordo con te. Ecco, e tra l'altro... questa cosa si nota specialmente con Flame, quando siete in tre, che è un po' a non fare nulla spesso quando siete in tre. No, quindi bene, secondo me... Mi tratto le palle ogni tanto, quindi in azione la faccio. Ma conta che il Cerbero comunque non è una trasmissione di divulgazione. Ormai sì, ormai noi ci abbiamo stampo con le cazzo no, di divulgazione, certo, cose. Quindi spesso si prende un argomento... Nessuno di noi si è mai voluto mettere... in bocca ste parole, pure perché come ha detto Marra 3000 volte, non è che siamo dei tuttologi, né? Spesso si prende un argomento casuale come spunto per farsi una chiacchierata. Sì, ma anche poi noi parliamo poi... di quello che pensiamo noi, non è che ogni cosa deve essere per forza la verità assoluta. Esatto. Certo, però essendoci comunque una certa responsabilità, anche secondo me è giusto. Appunto, quindi io per quale motivo io a volte sto zitto, molto spesso sempre sto zitto.
Appunto, per, anche per il per un peccato di cazzate. Quindi tu c'hai perfettamente ragione. Te do perfettamente. Va bene, allora spero che dalle prossime volte migliori la situazione. Speriamo, sempre il nostro scopo quello. Vabbè, io penso che ad esempio negli ultimissime live sta succedendo questo. Almeno io come personale auspicio per il 2020 mi sono dato questo, cioè di migliorare ancora di più le live con la preparazione, perché per quanto riguarda la forma, quindi diciamo la capacità dialettica, il lavoro assieme ai miei due colleghi anche di tempistiche, penso che abbiamo raggiunto un buon livello, quindi lo step successivo è quello di arrivare più informati. Sì, ma infatti si vede che tu in particolare con diciamo una cultura di base che hai, te la cavi meglio anche in mancanza di informazioni e di fonti, come per esempio nella live quella del mistico, la prima, qui non si sapeva praticamente nulla, sì. Però comunque era un'ora e mezza interessante. Sì, sì, ecco quello che ho detto, guarda, hai detto la stessa cosa che ho detto io alla persona prima. Assurdo. Forse era un doppelganger di cui non sapevamo nulla. Va bene. Vabbè, grazie allora, mille. Grazie, allora, caro, alla prossima. Allora, facciamo una cosa. Gli ultimi... Porco Dio. Che hai fatto? 3 ore e 5 di live. Madonna. Cioè, ogni volta che stavamo live io e te da soli, sì, senza due dubbi, ore. Capito? Due dubbi che sabbo dai live. No, scherzo. Però sai che però è fattuale. Ho visto tanti sub, tanti spettatori. Se stanno pure a divertire, almeno no, io personalmente. Io direi facciamo gli ultimi tre. Perché io dico che questo qua è un bel lavoro? Perché io non lo prendo come lavoro? Cioè io mi diverto. Non è che ho la cosa, è il lavoro. Siamo dei privilegiati, sì. Troppo privilegiato. Allora facciamo entrare gli ultimi tre, dai. Guarda come sto sciallo, proprio con le mie due tete, sto gambe aperte, proprio con le palle, proprio così, no? Cioè, bello, sì. Allora, vediamo un po' qua. Chi è questo? Slender! Ci dica. Guardate che belli, oh. Stavamo in domande approvate in 300. Basta che non mi fai strozzare qua a Storm Energy, vai. No, oggi non sono modificato, tranquillo. Per te. Io sto una cifra modificata. Vai, Slender. Vi siete fumati 300 sigarette. Vabbè, allora vado veloce perché per rispetto anche degli altri. Insomma. Vai. Allora, intanto complimenti Anna per il look anarchico. Oh. Anarchico. Goliardico. E allora, per Flame subito, ti dico se porterai mai qualche, diciamo... pezzo grosso della scena. Tipo? Che intendi il pezzo grosso? Di YouTube? De che? O un pezzo di droga? Che intendi? Perché è uscito? È uscito, no? No. Forse intendeva rapper. Forse rapper, che ti piace il rap. Io so che porterei Elisa, è stata invitata. Elisa sei ufficialmente invitata al Cerbero Podcast. Visto che io mi voglio molto male, Flame ti annichilisco. Sempre se non è lo stesso. Se lo stesso, beh, meglio. Top però, contenuto. C'è dove devi uscire, però. Ecco, è uscito. Andato. Che fa? Annichilito subito. Pronto? Flame ti annichilisco, c'è? È pronto a annichilire? Ah, oh, mi sentite? Grande. Sì. Ti sentiamo. Oh, sì, sentite. Vada. Ok, sto modificatissimo. Allora, non ti preoccupare che si sente. No, noi abbiamo un pubblico di fattoni, ma perché? Greve. No, ma è fattuale, è fattuale. Io mi raccolgo pure ai fieri, a me i fieri ma poi i fattoni si fanno Discord, capito? È fattuone. C'è sta. Ma perché voi dovete capire che nel momento del modificamento dovete capire che c'è un amore che gira, capito? Ah, ma buongiorno. Allora, io la mia cosa non era più che altro una critica, ma è un consiglio per Flame. Sì. Più che altro di cercare su alcuni argomenti di cercare di tranquillizzare, di non essere troppo impulsivo, di cercare di non entrare troppo a gamba tesa, diciamo. Questo è bello di Flame. Si chiama Mr. Flame, però. Perfettamente ragione, me lo dicono i miei genitori da quando sono nato. C'hai perfettamente ragione. Sì, io sai che a volte, io magari ho pure ragione, però divento aggressivo, inizio a dirmi un cazzo.
E quindi passo dalla parte del torto, ma è una cosa che mi è sempre successa. Ma sai quante volte a scuola io speriamo che non faccio il boom. Poi la mia reazione mi faceva passare dalla parte del torto. Quindi quello che tu dici è molto benissimo. Però fa parte di me stesso. Io questa cosa l'ho smussata, però è un problema, diciamo. Ma guarda che siamo molto simili, pure io molto molto impulsivo, tranne vabbè quando in questo stato, diciamo, in questo stato non riesco a alzarmi, però vabbè. Sai che io sono naturale, bro, sai, capisco i miei difetti, a me me li fanno notare spesso i miei amici, qui presenti, me li fanno da Anna, però che cazzo ci posso fare? Preferisco più portare me stesso che avere un personaggio tutto quanto costruito che potrebbe crollare da un momento all'altro e farmi perdere tutto quello che mi sono creato. Per distruggere quello che mi sono creato sarà molto difficile, perché comunque poi ogni attacco che mi viene fatto molto spesso può corrispondere alla realtà. Ma no, che magari mi dicono, ah, tu hai detto così, però poi hai fatto diverso. Approvo, succede a molti influencer. Approvo completamente. Almeno se ti devono criticare, almeno non sei falso. Questo è giusto. Sì. Con me potete notare sempre se me lo del culo, se sono felice, mi dissocio per Allah. Mi diverte, se la live mi sta rompendo il cazzo, lo potete notare. Io pure se ho la maschera, penso che le mie emozioni possono essere proprio facilmente palpabili. Che è morto? Cioè... Va bene, no, passiamo al prossimo. Grazie, fratello modificato. Dai, andiamo all'ultimo. Ma prima, ragazza mia e Marra sono venuti su un ascensore. Dai, raga, guarda, bella, sì. Dobbiamo dire qualcosa a Jordan, mi sa. Dica. Facciamo una confessione a Jordan, ragazzi. Scusate. Avrò un fratellino. Allora, ragazzi, io adesso non vorrei darti questo dispiacere, però quella domanda mi ha toccato particolarmente prima. Sì. Che è successo? Scusate. Che mi devi dire? Vuoi dirglielo tu? No, non me la sento. Dimostra che sei una donna con le palle. Prenditi le tue responsabilità. No, non me la sento. Troppo... No, regà, no, greve. C'hai palle? Non ho capito. Troppo donna con le palle. C'hai palle. Asiatica. Trunks. Trunks, di Dragon Ball. Certo, Future Trunks. Dai, Giorgio, mi sono chiamato in tutti i modi possibili, per favore. Ma se sei asiatica, mica è colpa loro, scusa. Avete qualcosa contro le asiatiche? No, io nulla, anzi, stanno male. Vai, dai, vai. Ma chi è lei? Scusa. Vada. Ma raga, ok, allora, ho due domande. Allora, una era se potete fare qualche spoiler sui prossimi progetti del 2020, comunque del Cerbero. Ho sentito tipo Flink ha detto Cerbero Got Talent. Sì. Per ora solo questo vi. E vabbè, un altro spoiler dire. Che abbiamo Gli già altri... detto. Un altro che abbiamo già detto è che cambieremo Cerbero House. Andremo a vivere tutti e tre insieme. Ok, figo. Grazie per il sub, ottimo. E poi ci stiamo aprendo una società. Quindi noi non saremo più tre persone che gli arriva lo stipendietto, che se lo dividono. Ma proprio un'azienda. Veremo pagare proprio come azienda. Come professionale. Azienda via. Con tre capi, cioè sarà tutto quanto in un modo. A per SRL. A regà, sto mezzo a due donne, invidiatemi. E poi uno fa una domanda a Marra. Vai. Allora, te, visto che hai fatto, cioè non so, fai anche ancora il personal trainer, no? Sì. Hai dovuto studiare quanto? Fisioterapia? Cosa hai fatto? No, fisioterapia no. No, ho fatto, rispondo seriamente. Ho fatto, allora, la prima qualifica per esercitare è stata fatta tramite la FIPE, che è la Federazione Italiana Pesistica del CONI. Del CONI. E è un corso obbligatorio di, se non erro, 6 mesi, se non sbaglio, non mi ricordo. Poi oggi è cambiata, perché all'epoca si chiamava FIPCF, era Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, sempre del CONI, oggi si chiama FIPE, Federazione Italiana Pesistica. E già quella ti dà la licenza ovviamente per esercitare la professione. Ho fatto del tirocinio lì nelle sedi CONI per diversi mesi. Poi una volta presa questa qualifica ho cominciato ad esercitare, quindi in sala, l'istruttore di sala pesi, ti rompi un po' i coglioni, e adesso ormai sono 10 anni praticamente che faccio questo lavoro. Lavoro ben retribuito, si guadagna abbastanza, com'è? Guarda, ti dico la verità, quando cominciai 10 anni fa, sì,
era una buona scelta. Oggi ti dico no. Cioè, già 4-5 anni dopo cominciava a esserci molta concorrenza e vedo e conseguenzialmente gli stipendi per gli istruttori, parlo, erano veramente miseri, cioè roba da 4-5 euro all'ora veramente. Certo, se sei, è anche difficile poi imporsi come personal trainer, perché cosa è successo? In questi 10 anni sono subentrati i social, quindi anche i personal trainer che riescono a prendersi un pubblico sono quelli che hanno tanti follower, ad esempio, anche se sono degli incompetenti. All'epoca non era così, non era così ovviamente, cioè come funzionava, un po' col passaparola. Cioè eri diventato uno bravo che aveva seguito determinate persone, queste persone ti consigliavano ad altri e quindi ti facevi la tua nicchia, insomma i tuoi clienti. Io quindi ultimamente ho ridotto molto questa attività e ho continuato a seguire ovviamente diverse persone. Molte... E hai fatto un po' altro. Sì, molte che ho da anni. E poi appunto a fronte di tutto questo, nonostante insomma stando da 10 anni nel mestiere a Roma, fortunatamente sono riuscito a costruirmi insomma una buona reputazione. Ho frequentato tantissime palestre di Roma, però ho ridotto un po' questa attività per dedicarmi a quest'altra ormai da un anno e mezzo a sta parte. Poi non l'hai mai fatto per i soldi, nel senso non è mai stata una cosa che ti ha spinto, no. Alla fine l'hai sempre fatto per scopare, no. Quindi sì, cioè, assolutamente sì. Sì, sì, sì. Sì, assolutamente sì. Sono perfettamente non d'accordo. Però no. Però effettivamente se dovessi consigliare a qualcuno oggi di fare questa strada, gli direi di no. Ok, va bene. Allora, grazie mille. Bella, grazie a te per l'intervento. Ultimo intervento. Dai, ce ne abbiamo altri due qua. Va bene. Jordan, ti blasto io. Proprio manda, tu. Manda un po' pubblicità, Jordan. Jordan, ti blasto. Top pubblicità, vai. Jordan, ti blasto, prego. Mi vado, sentite? Sì, sì. Forte e chiaro. Sono a Lisbona, quindi non so. Sentite bene l'audio. Sì, no, ma si sente molto. Era un gesto goliardico in amicizia. No, ma non ho capito bene. Quindi la rivelazione è che la ragazza di Jordan è trans. Non lo può dire, non lo può dire perché. Perché no? Diciamo, ha iniziato un processo. Mi di sta, è goliardia, ragazzi. Ah, è no, perché poi... Lei ha fatto le elementari in Spagna. Poi ha parlato con i professori. Ha detto che lei si identificava un altro sesso. No, basta, che poi c'è banno. Sei un po' sul misogino? Oppure sei io transfobico, forse. No. Va bene, dai, domanda seria. Faccia quello che c'è scritto nel suo nick. Mi blasti perché io sono qui per questo. Forzi. Forza. Ah, forzi. Forza anche con lei. Forzi la mano. Top fantastico. No, no, non mi piace la musica che fai. È sicuro. Ho sentito un paio di live che hai fatto. Mi sembra una musica incomprensibile. Ma comunque di genere. Come canto io No, specifico. tutto la base, questa specie di elettronica urlata con lo scrimo è orribile. Vabbè, orribile comunque. Nel suo parere, comunque c'è gente che viene come no, ma infatti non riesco a capire come tu riesca a riempire gli stadi. 50.000 persone e quello è il segnale che si è instupidito il mondo, non lo so, c'è qualche qualche morbo che ascolta. È oggettivo quello che dice lui, no, io preferisco il silenzio. No, bisogna più silenzio possibile. Sì, troppa musica di merda. Ma troppa quindi, musica ma di che merda. Non ascolta un genere in particolare, che ne so, un Elisa. Io ascolto solo musica brasiliana e Miles Davis. Cosa? Personalmente. Musica brasiliana? Ascolto Miles Davis, basta. Miles Davis, porca puttana. Che mi concorso, grandissimo artista. Da Miles Davis a Jordan siamo messi maluccio, ma no? Ma non pretendo certo di passare la storia della musica. Io mi accontento di camparci col mio lavoro, insomma. Ma poi io canto sulla musica che l'hai ascoltato. Vabbè, quindi... con la musica brasiliana... No, comunque volevo dire una cosa a Marra. Io canto. Volevo dire una cosa a Marra. Le mani in tasca e canto. No... Come fai a convivere con il fatto che hai poco umorismo? Cioè, io non riesco a capire come le persone ti ritengano una persona intelligente, ma non sei capace di, non lo so, fare una battuta, una frase che colpisce davvero. I tuoi ragionamenti, hai una fissazione per l'argomentazione, ma in realtà non
non hai mai un guizzo, sono sempre ragionamenti già risentiti e ritriti. Allora mi sorprende perché si vede che la capacità di giudizio delle altre persone differisce completamente dalla mia. Mm-hmm. Oppure io o altri, non lo so, sono cresciuto diversamente, avrò un'altra età. E allora io quando guardo il Cerbero sono come ipnotizzato dalla marea di stupidaggini, cioè, che vengono dette tipo? E poi si parla... Ma... Fammi un esempio. Ma tu sei sub, scusa. No, aspetta. No, non sono sub. No, una volta per esempio in una live con Simone, sì. Parlavate dell'Odissea e dell'Iliade, sì. Che è praticamente il programma liceale, e sono nozioni che 40 anni fa sarebbero state proprio semplici, roba elementare, e confondevate. Tu hai confuso, non ne ho parlato, Elena, hai confuso Elena, non l'ho citata io, di Troia, no, hai confuso Elena di Troia, quando in realtà era Penelope, quando è Penelope, non io. Tu parlavi dell'Odissea e quando parlavi dei proci. Io ho detto dei proci in relazione all'Odissea. Elena. Stop. Non ho detto, no, hai detto Elena. Io hai non detto, ho parlato di vedere la live. Non ho nominato Elena, non ho dubbi. Elena, non ricordo al 100%. In realtà è Penelope. Ma la moglie di Ulisse, comunque sia, anche e lo sanno tutti. Anche fosse, ma in realtà, anche fosse, sì. Ma non l'ho detto io. Posso errare anche io. Questo fa di me una persona poco intelligente? Sì, ma errate continuamente. Anche tu erri continuamente. Cioè, io, sì, come a parte che io erro perché, appunto, sono a Lisbona, quindi sono errante. Dice che sei basso di No, Massimo. Ah, e poi sì, è vero. Quanto sei alto, Marra? Scusa. Parlavo del volume, sono alto 1,80 m. Un metro, ah no, dai, 1,78 m. Vabbè, ma non ho capito, ma qual è il tuo problema oggi? No, niente, sto parlando molto live, entrano persone allegramente. Quali stiamo? Molto antipatici. No, comunque ragazzi, cioè, siete grandi. Come avevo dei coi. No, ma a me va bene, cioè, distruggeteci, è il quindi. Senso della a me va live, bene, se vuoi per questo top live. Vuole contestare la mia altezza, non mi ha mai visto, ma al di là di quello. No, però no, aspetta. Spero vivamente che il Cerbero riesca a reinventarsi. Guardate che internet è crudele. Cioè, nel senso, vabbè, ma tu non ti preoccupare, timore, ci attrezziamo noi, vai tranquillo. Tu non ti preoccupare, sì, ormai lo spero proprio. Sono antidoto per questo proprio. Veleno ormai, ci ho fatto l'abitudine, tranquillo. Ma io non ce l'ho con voi, ma io non ce l'ho con voi umanamente, penso. Però bisogna ammettere che, ragazzi, cioè, il livello di internet è bassissimo. Il tuo livello com'è? Ma il mio livello, io vivo in un altro, non vivo il presente, quindi... Va bene, altro troll, ciao, ciao. Ciao. Vabbè, torna nella galassia, dai. Testa di cazzo. Ma che era lui? Cosa qua? Copiate la zanzara, sì. Ci dissociamo da... Ma perché noi copiamo la zanzara? Vabbè, ma lascialo stare su. Qua, facciamo degli omaggi che abbiamo sempre dichiarato. Comunque... Al cazzo, avrà tipo messo... No, ma sì, ma... Vabbè, fammi le pare. Vabbè ragazzi, io direi che possiamo chiudere la live dopo 4 ore tipo, e metti un po' la chat così facciamo un saluto. Io posso dichiarare a parte la goliardia che la mia ragazza non è sì, no, non sta affrontando nessun processo di transizione, perché sennò poi la sofferenza. Io posso dichiarare una cosa. È pienamente donna, è pienamente etero. Posso dichiarare una cosa, è la prima volta che sono qui invitata. Grazie. Invitata. Parla bene. Vabbè, invitata. L'ho invitata io, Jordan. Ho detto di una live. Sono salita nell'ascensore con Marra. Comunque, a parte gli scherzi, questa live è stata un pochino cringe, sinceramente, è stata un po'. La base delle live su Discord, adesso. Ma ho un appunto da fare a queste persone. Aspetta, che sono vicino il microfono. A queste persone che sono entrate su Discord a parlare, a molte di queste persone, altre no. Ma io dico, mi dispiace enormemente, mi dispiace tanto per voi, perché siete costretti a sfogare la vostra frustrazione sugli altri.
C'è una cosa di cui... Beh, diciamo che un po' ce la cerchiamo anche noi, queste sì, live. Sì, sì, tanti baci, tanti baci. Mi dispiace baci. Per queste persone che sono estremamente frustrate. Sono sempre io, sto ancora in live. Bisogno, no, cazzo. E sentono allora, il bisogno di sfogare la loro frustrazione sugli altri in questo modo, perché veramente... Anche quello è il bello, dai. No, no, mi dispiace. Guarda, ti posso dire una cosa. Per loro. Ma interessante. Ti posso dire una cosa, magari tu giustamente che hai letto la chat ti sei un po'... come possiamo dire, presa, perché ovviamente ha letto determinate cose anche pesanti. Lo capisco, perché anche io no, all'inizio io sono rimasi parecchio... No, però in generale magari dici che cazzo scrivono questi. Io anche all'inizio ero parecchio interdetto dalla pesantezza della chat. Poi, piano piano... Beh, non quando... mi riferivo alla chat, mi riferivo alle persone che sono... Sì, vabbè, che sono parte della chat alla fine. Sì, sì, no, però nel senso il gioco di questa di queste live è anche quello alla fine. Noi lo sappiamo... E ci prestiamo anche a persone che si mettono a sindacare sulla nostra altezza, sulla nostra intelligenza. Se volentieri estremizzano apposta, no, nel ma senso, questi sono dei guarda, troll, persone che poi beh, mi rispondono, no, aspetta, persone che live, poi quindi... dicono determinate cose e non sanno coniugare un congiuntivo, dicono di essere poeti o di vivere in un'altra realtà. Appunto, quindi, per una cosa, a me molti che mi hanno diciamo che sono entrati con quell'intento di blastarmi, eccetera. Poi, ma per esempio, mi hanno scritto su Instagram, no, ma sei un grande, ma io live le seguo. Sì. Per carità, quindi alla fine ci sta. Però le offese però, dirette, però quelle soprattutto però, su Anna, prima, cioè proprio quella è proprio una cosa da evitare totalmente. Alle balena, cioè. No, no, no. Ma allora, ma a parte questo, alla io spero. Allora, quella persona sicuramente non mi conosceva, forse era la prima volta che mi vedeva. Cioè, tante volte, soprattutto all'inizio, quando mi sono mostrata, ma venivo presa in giro per i capelli, la stazza, qualsiasi cosa, il trucco, pagliaccio, mi è stato detto. Io delle offese, degli insulti me ne sbatto proprio il cazzo, e scusatemi se lo dico, soprattutto se sono così superficiali e banali, perché per me veramente non apportano nulla alla mia vita, cioè non mi rendono triste, non mi fanno sentire, non mi rendo, diciamo, non mi demoralizzo per questo. Piuttosto, se entra qualcuno che vuole apportare una critica costruttiva o più nel merito sensata, io l'accetto volentieri, sono pronta e disponibile a parlare. Ma se qualcuno chiama me balena o qualcun altro piglia in giro sul fisico, non lo so, l'altezza di Marra, ad esempio... Ma gli insulti e le offese lasciano il tempo che trovano. Cioè, nel senso... No, ma poi non... fossi alto 1,50 m. Ma infatti, io sto tranquillissima. Cioè, se voi pensate... Io prima mi scuso se ho alzato i toni, ho detto, ho fatto la cosa in napoletano, così, no? Perché più che altro mi sono triggerata per i toni... Sta, dai, entra uno che ti offende. No, 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 mi sono triggerata per i toni, ma soprattutto, per esempio, stasera ho temuttato alcune persone che ogni volta che intervenivo mi dicevano, ma devi stare zitto. No, io non sto zitta un cazzo, semmai ora provi quello che tu dici a me. Ora stai tu zitto, così vediamo se ti rode il culo non parlare più, non poter più parlare. Quella è una cosa che mi dà fastidio, che poi mi si può dire che sto balena, sto quello. Me ne fotte proprio niente, perché voi della mia vita non conoscete un cazzo. E io, onestamente, per essere balena ora sono viva, dico solo questo. Quindi... onestamente non, cioè, vi trovo superficiali, sterili, banali, e la figura di merda la fate voi e non io. Cioè, semplicemente questo. Mi dissocio per alla e poi ragazzi, verità. Qua mi è arrivata adesso notizia, ma arrivata... Itta balena ban. Così ma per balena de che top gnocca, top gnocca. Scuola di pensiero. Ma io sono la prima che, per esempio, ho fatto il video sulle ragazze che mostrano i peli e ho detto, tipo ad esempio, ho messo la clip dove Simone dice balena. Io stessa ho utilizzato quell'ironia, ma perché la utilizzo per prima su me stessa. Vuol dire che io col fisico mi sono riuscita col tempo ad accettarmi. Fisicamente, anche il modo di propormi, i capelli rossi, il piercing, il trucco super sparaflescioso, le calze a rete. Cioè, io mi sono accettata, ma ripeto, i cretini, gli stupidi, siete voi che fate delle offese del genere. Non dico su di me,
Infatti io ho fatto un video che pubblicherò domani, non mi sto spammando. Madonna. Però vabbè, spammati, che problema domani c'è? Probabilmente porto appunto tutti questo... a vedere il video di Anna. No, porto appunto questo, è un video abbastanza, diciamo così, gossiparo, però ok, però comunque porto infatti questo discorso, cioè a me non tange, però magari prendete una persona che è molto più sensibile, molto più empatica e si lascia veramente turbare da queste illazioni offensive. E se quella persona fosse un vostro familiare, una persona a cui tenete, ma vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto della pochezza che siete? A me non fotte proprio un cavolo, ripeto, perché per me siete pari manco al terriccio che sta per terra. Cioè, quindi mi rimbalza, perché sono balena, quindi un grass rimbalza. Cioè... quindi niente, cioè, no, riflettete prima di parlare, riflettete semplicemente. Comunque mi hanno avvertito adesso, mi è arrivata la notizia che quella persona comunque è già stata arrestata, quindi... Ah, ok. Comunque posso dire una cosa? Posso? Prego. Certo, vai. Presidente. No, attendevo il vostro consenso. Vorrei dire... Con calma, però... No, lo so, stavo osservando Giorgio. No, vorrei dire che il canale di Anna è una bomba. Oh, grazie. No, Anna. Guarda, gliel'ho detto anche in privato. Grazie. E non lo sto facendo come leccata di culo, ma oggettivamente... No, sono sincero. Confermo. Ottimo canale in crescita, sta prendendo un target. Non l'ha mai spammata nessuno. Io voglio dire, non l'ho mai spammata io, non è stata la mai. Spammo io. La spammo io in questo momento perché merita. Oggi per la prima volta si è parlato di quello che lei stramerita. No, ma poi perché è uscito fuori il discorso, però sono sincero. Io ho visto i video che ha fatto Anna, al di là del contenuto, delle argomentazioni che uno può essere d'accordo o meno, però top video editati da Dio. Non che ci voglia molto a farli meglio di me, però veramente di Cristo, e sta prendendo un pubblico, secondo me, che su YouTube era ancora parzialmente inesplorato. Quindi lunga vita al canale di Anna e basta. Già mi sto dire. Facendo terra bruciata attorno, no, già, vabbè, già che stavano volando il mio endorsement. Sono le regole del gioco, quelle. Già stavano... come si chiama? Red Lilium. Però che cringe, raga. Vabbè, cioè, ma perché? Ma scusa, per una volta noi spammiamo. Ma sai qual è il bello? Noi spammiamo i peggio. Ma sai, perché io non la spammo, Anna? Sai qual è? Allora, ogni persona che viene qua ospite viene spammata, che è giustissimo. Io non ho mai spammato Anna, sia per mia volontà sia per sua, perché non voglio che poi gli venga detto: ah, perché sei la ragazza. No, ma però c'è un discorso molto serio. Sì, io non ti ha mai spammato neanche nel privato. No, è vero, però non ti ho mai spammato. No, perché io non voglio. Ma infatti l'ho fatto io spontaneamente. Non vuole essere spammata. L'ho fatto io spontaneamente, perché merita. E come spontaneamente decido di invitare determinate persone e dare loro una determinata visibilità, dato che sono stato fortunato ad ottenere questo pubblico, ogni tanto mi sento di destinare questo spazio che ho fortuitamente, anche grazie al nostro lavoro ottenuto, per insomma spammare chi merita. Punto. Sarà questo il senso del nostro prossimo evento. Io, esatto. Io poi, tra l'altro, scoprire nuovi talenti. Davvero devo ringraziare il Cerbero, perché come avevo detto già una volta, all'inizio non mi mostravo nemmeno, facevo la voce da fuori campo, quindi non è mai stato questo il mio intento, cioè non ci sono mai stati intenti a rivisti in tutto ciò. Dopo un anno di partecipazione al Cerbero ho detto, magari per poter dire la mia e ritagliarmi uno spazio, mi metto a fare una cosa nuova. So che è molto difficile, però comunque in qualche modo voglio dar pure voce ai miei pensieri, alle mie espressioni, perché comunque non è sempre facile interfacciarsi con delle tematiche, anche se comunque il mio canale, cioè, svia un po' dal, come devo dire, mentre parlo delle femministe pelose, poi parlo di Ilias Maluma che all'improvviso così, però cerco sempre anche di dare, abbastanza peloso comunque. Cerco sempre di dare una riflessione e voglio soprattutto il confronto che non sia offensivo, cioè davvero mi si può dire di tutto, ma parliamone, cioè non offendete, tipo per esempio prima ho letto da Anna Bolena a Anna Balena un attimo. Io secondo te no, cioè fai ridere per dire sei simpatico, cosa riscuoti? Ti senti meglio? Allora c'ha ragione Benedetta quando dice che siete venuti per buttare fuori le vostre frustrazioni, perché dirlo? Cioè a me manco mi offendi, te l'ho detto 3 secondi fa,
E questo è il senso. Ma soltanto una mala figura. Questo è basta. Scusate, sono stata prolissa come nei miei video. Infatti, domani durerà 38 minuti. Ah, Madonna, beh, una mostra, non più. Mostra di ma a me. Dopo due ore di registrazione, no, quindi 38 minuti montati. Ma mostra di a me. Ho fatto, ah sì, vabbè, ho fatto un'ora di video, non montato, però insomma. Comunque, in tutto ciò, ce l'abbiamo due minuti per consigliare una lettura interessante. Un attimo, una lettura interessante. Momento cultura. Ho sbagliato più di te. Una settimana parlo io. Ho sbagliato più il libro di Redez. Il libro di Redez riparerebbe tutto. Top maestro Redez. Se effettivamente. Allora io chiuderei con una citazione del maestro. Vai a se... caso, vada, a, caso a caso, andiamo. A caso. Greve. Una pagina bianca. Per cortesia. È un attimo d'umanità, no? La vita ti mette di fronte un sacco di scelte. Un sacco di tristezza. Ma in fin dei conti non fa davvero così schifo. Poteva andare peggio, insomma. Citazione. Poteva andare peggio un cazzo. Non mi sento molto bene. Serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione.